Le domande di Roberto De Luca appena prima dell'inizio della puntata ci rallegrano quasi sempre, quasi sempre. Io sono un bardo in real. Quello che state ascoltando è Fumble. Perché sono Zoidberg quella telecamera? Perché sono completamente rosso? Perché il bilanciamento del rosso di quello schermo, che è una televisione, non è lo stesso dello schermo del computer. Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia, su QWERTY.it e su FumbleGDR.it. QWERTY.it è il sito del network di Fumble, dove oltre a questo trovate un sacco di altri podcast fichissimi, tra cui Spoiler, di cui è uscita l'ultima puntata. E tan, tan, tan. Beh, l'ultima di questa stagione. Di questo ciclo. Non si sa cosa succederà a Spoiler nei prossimi. Sarebbe uno spoiler. Non ve lo spoilereremo. E oltre a Spoiler ci trovate anche Fantascientificast, che lo fa con me il buon Matteo Mantovanelli e Omar Serafini, che salutiamo. Ciao Omar. E com'è quel gioco di cui arriverà un'altra puntata presto, ve lo promettiamo. Yeah, finalmente. Su QWERTY.it potete fare due cose importanti. Uno, associarvi o darci i vostri soldi a seconda della vostra disponibilità economica, e lo potete fare andando su QWERTY.it/associati. E soprattutto in questo momento potete andare su QWERTY.it/mia16 o in qualunque pagina del sito in realtà, e candidare QWERTY come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Awards. E farci vincere di nuovo. E farci vincere and di again, nuovo. And again. Perché una sola vittoria è da perdenti. Sì, vero. E invece noi vogliamo vincere. E poi sai, è come tipo gli anni quelli del diploma, cioè dobbiamo fare 2016-2021. Ah, certo. No, tutte. No, questa col collegamento col diploma non sai quando dice che quando hai preso il diploma è l'anno e si dice di solito tutti i 5 anni, no? Dobbiamo fare vincere 5 anni di fila, così possiamo dirlo anche noi. Ok. Intanto salutiamo Giorgio che ci sta ascoltando in diretta dopo aver ascoltato tutte le puntate di Fumble. Che botta! Sei sicuro? E che infatti adesso è a corto di cose da ascoltare. Ma su QWERTY.it. Ma sei sicuro che sia la diretta questa o te la stai immaginando? Ah, chi lo sa. QWERTY.it è ricco, ricchissimo di altri podcast da ascoltare. Già solo se vai ad ascoltare Feeder, che è l'altro podcast mio storico, sono 5 stagioni, sono 300 puntate più o la meno. La prima puntata di Feeder quanti anni fa era? Per vedere le differenze se la voce è cambiata. Ormai la prima puntata di Feeder che trovate su QWERTY.it, perché non è la prima puntata di Feeder, okay. Non è più disponibile online. La qualche prima archivio nascosto del Vaticano. Esatto, De Benedettis l'ha trovata, ma purtroppo solo lui. E la prima puntata è di 4 più 5, 9 anni fa. Dal 2007, sì. Oh, sono arrivato anche io con una birra per voi e un'insalata da sfigato per me. Va bene. Bravo. E questa penso sia la prima volta in quanto saranno quasi 20 anni che gioco di ruolo che qualcuno mangia un'insalata. Esatto. Cioè, ti giuro, neanche quando ho giocato con donne. E pensate che io sto mangiando un'insalata perché ho dimenticato la mia insalata in ufficio. E chi ci pensava all'insalata? Ho preso la schiscetta sbagliata. La schiscetta sbagliata. Ma guarda, un pollo. Era per compensare il lato vampiri, sangue, sì. Molestie, cose brutte. Giorgio chiede anche di continuo, che ha quasi finito di ascoltarlo, sono solo 20 puntate, ma con l'arrivo di agosto in cui non giocheremo a Fumble, ci presumo di fare altre puntate di continuo. Continua. Continua.
E questa sera giochiamo a Mondo di Tenebra. Vampiri, il Requiem. Adesso vampiri. Dobbiamo dire tutto con questo dono. Per forza. È impegnativo. È Batman. Dateci soldi. Mamma. Andate su QWERTY.it. Votateci mia. Se non vinciamo, sappiamo dove abitate. Vi ricordate la scena di Terminator 2, quella del latte? Ecco. Oddio, che brutta scena. Questo è quello che vi aspetterà a casa. Le vostre famiglie, i vostri amici giocheranno tutti a Pokémon Go. E finiranno in un fosso. Era finita abbastanza in medias res perché stavamo combattendo contro dei licantropi. La mia pelle si era gonfiata orribilmente, perché se Fuketsuna non fa qualcosa di orribile almeno una volta ogni 10 minuti sta male, non è contento. Che schifo. Ti ho tipo infilato un pollice da qualche parte. Avevo mangiato il dito di un morto, sì. E la mia pelle si è gonfiata urlando Kaneda! Mentre il il nostro cacchio, sì, tu Iz, t'ho chiamato Iz nel mio... Sì, perché non ti ricordi qual era adesso. Iz Nat. Cosa aveva fatto l'ultima cosa? Lui, un punto di ispirazione. Lo tengo per Feng Shui. Esatto, va bene. L'ultima cosa che ti ricordi di aver fatto? Ha cercato di infilare qualcosa nel sedere di un lupo gigante. Sì, è vero, ok. Gli era piaciuto? E avevo fatto addormentare un lupo. Ok. Il, ti ricordi per quanti round? Ma dovevi ricordarselo il master? Quello. No, voglio vedere il livello di memoria vostro. Adesso voglio vedere il livello di memoria vostro. Io ce l'ho scritto. Il mio livello di memoria lo conosco. Ed è basso. Esatto. Lui lo sa. Lui ce l'ha scritto, sì. Quant'era? Facciamo vedere sulla webcam. Perché sapete. Erano per due turni. No? Stata a cazzo? No, stava bleffando. Però mi ha visto il terrore nei tuoi occhi. Ma... No, non era terrore. Era difficile che abbia fatto solo i due successi comunque. Comunque, dato quello che scriveva nell'equipaggiamento di... per si chiama, di Rock Lear, probabilmente se ne aveva scritto qualcosa tipo Agvra Astaroth qualcosa. Cavalli. Claudio, quel medaglione. Quale? No, non era Iznak. Era diventato Iznat perché era tredicesimo. Esatto. Diventerà Iznak. E invece il nostro Draco, è qua me lo ricordo, perché è l'unica roba che ho scritto per me stesso. Ok. Beh, Fuketsuna l'ho detto io, quindi. Grazie. Io avevo causato... Tu sei fu nel mio, Fu! Siccome immobile, dato il mortale sospiro, io avevo causato il casino perché mi ero fatto seguire dai lupi che mi avevano fiutato. Dopo che ero andato. Sì, perché puzzo assai. Dopodiché ero in contatto. Non mi ricordo. Ah, sì, c'era questo lupoide, che mi stava masticando la faccia mentre io gli sparavo. Benissimo, sì, esattamente. Giocavamo da chiapparella perché io mi allontanavo e gli sparavo. Lui siccome è un po' più veloce di te. Esatto. E ogni giro riusciva a arrivare e a darti un bel morsone. Ma hai tenuto anche l'iniziativa? Sì. L'ha tenuta, l'ha messa nelle schede che hai fatto tu. No, l'ho scritta in un foglio. E dov'era quel foglio? Qua dentro. Era dentro le schede. Certo che l'ho tenuta, okay. Quindi. Ho anche segnato i. Era difficile non tenerla. Perché my system works. Comunque, meno ciancia, più domine. Più pancia. Allora. Adesso, se non ricordo male, allora c'era uno dei lupi, stava fuggendo perché è spaventato. Non mi ricordo però chi di voi l'avesse spaventato. Chi è stato? Chi può essere stato? Ma non lo so. Uno dei due. Io l'ho spaventato. Lui spaventato. Lui ha addormentato l'altro. Addormentato. Adesso tu ti trovi davanti questo lupone gigante. Ah sì. Che non sembrava conciato benissimo, vero? Non sembrava conciato benissimo. Allora, io. Ti aveva appena tirato un morsone che ti raccomando. Se non sbaglio. Allora, non sto mangiando l'insalata. Supera la prova di Severino. Continua a non capire. Io faccio così al lupo. Non si pensa che sia questo. Utilizzo un altro punto sangue per guarirmi. Quanti livelli di salute? Un livello di salute, vero? C'è scritto qua, no, mi pare due. Se è letale, è un danno letale però. Ah, se è letale, sì. Cioè, non aggravato, però... Se è letale, la vita ti cura. Simulare vita, un punto vita risanata per due danni contundenti o un letale. Ok, allora mi tolgo un danno e gli sparo de nuevo.
Scialle. Un'altra volta. Quindi, io avevo... tu devi... Avevo appena trovato la pagina, santo cielo. Sì. Destrezza, me l'ho aumentato di due destrezza, io, mi ricordo. Fumble in live streaming. Ma ti giuro. Grazie all'app di Spreaker. Mi ha avvisato, venite sulla chat di Spreaker. Allora... O scriveteci a @FumbleGDL. È bello bellissimo, sì. Io sai che riesco a trovare il link della chat di Spreaker. Armi da fuoco, più destrezza. Armi da fuoco, destrezza, più il bonus dell'arma. Allora... Quant'è? 1, 2, più il bonus dell'arma è 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 per armi da fuoco automatiche. Okay. Poi 1, 2, 3, 4. Dell'arma. 5. Ah, ok. Ok, 4 dell'arma. Poi 1, 2, 3, 4, 5 di destrezza. Alla faccia. Devi togliere la sua difesa. Esatto. Ergo, devi togliere attualmente 3. Molto bene. 1, 2, 3. C'ha qualche ghè. E in realtà, aspetta, avevo anche qualcos'altro. Secondo te, memoria idetica? Ah, no, non ho acceso Celerity, quindi è questo per adesso. Io ho un appunto da fare poi al master. Prego, lo faccio. Perché l'altra volta avevo erroneamente segnato male il modificatore di iniziativa. Perché ho riflessi fulmine. Io non ho tenuto conto di due pallini, che quindi mi migliorano di due l'iniziativa. Non ti cambio caso. I 10 esplodono? Però ce ne teniamo. Speriamo di no. I 10 esplodono? Sì. Allora, ho fatto... Oppala! 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi. 6 successi. 6 successi. Evviva! Kaboom! Giù legne. Eh sì, insomma, qua. Gli spari direttamente in un occhio. E gli vedi schizzare le cervella da dietro. Ora tu immaginati sto lupo che bene o male ha la testa, che non dico che è grosso come questo tavolo, ma ci va vicino. Ah, bene. Quindi più o meno è una testona di larghezza, un quei 80-70 centimetri. Infatti, bravo handicappato, me la sono immaginata lunga come il tavolo. Non in larghezza. Mi sono messo a spiegarla perché ho visto la tua faccia guardare la lunghezza del tavolo. Esatto, non so come mai, ma il corpo del lupo non si era adeguato, era grosso poco meno della testa, esatto. Siamo in un cartone giapponese, in realtà. E la scena più o meno a rallenti, senti questo... Uno in meno. Attualmente, tu hai fatto, quindi tocca ai due licantropi, gli altri due. Che beh, uno rimane a terra ancora e l'altro sta scappando. Era che tipo di terrore era? È quello. Come viene descritto? Giusto per capire. Te lo dico dal manuale in italiano, così non devo fare una traduzione. Tanto saresti capace, lo sappiamo. Sì, lo so che sarei capace, ma anche se mi do meno arie, forse è meglio. Soprattutto in una stanza chiusa. Oh, che bella battuta, proprio bella. Questa è oscurazione. Hanno appena slogato tre persone su Spreaker. Le uniche che ci stavano ascoltando. Allora. No, però Roberto e Luca è rimasto online. No, adesso si toglie anche lui. Quando attiva sembianze mostruose, il fratello accompagna il gesto mostrando con ferocia le proprie zanne ed emettendo un sibilo minaccioso. Il volto assume dei connotati turpi e ripugnanti che provocano una soggezione immediata anche al nemico più impavido. Come se fosse. Quindi non cambia un cazzo in realtà, sì, infatti, rispetto al solito. Io ho capito turchi dicendo minchia razzista. Bello. La vittima fugge via dalla presenza del vampiro utilizzando qualsiasi mezzo abbia a disposizione. Continua a fuggire per un turno per ogni successo realizzato e non tornerà alla vista del vampiro per il resto della scena. Punto. Questo è successo normale. Successo eccezionale, non lo guardo nemmeno. Bravo. Secondo me hai fatto un successo. Sta fuggendo. Cioè non riuscite a stargli dietro, a meno che con poteri soprannaturali particolari questo sta partendo. No. Gli lancio un lupo. Le pallottole sono abbastanza veloci. Sì, ma ti tocca aspettare. Ah beh sì, è giusto, è vero. Però sì, in teoria è la gittata e quindi si può vedere con quello. Se sono abbastanza... Se mentre il potere di Roberto, con il fatto che l'ha steso per ancora un turno. Quindi tocca a Fuketsuna. Fuketsuna. Ci è stato vicino, dai, stavolta. Rimani su Fu. Fuketsuna si avvicina a quello che sta dormendo. Si scrocchia le ossa del collo. Si siede a cavalcioni sul lupo. E inizia a prenderla a pugni in faccia, violentemente. Un vantaggio, direi. Ho anche arma preferita, pugni.
È arma quindi preferita, hai i pugni nelle mani. E arma preferita, che è un vantaggio. Bentornato, Simone. Fatti mandare dalla mamma a prendere il sangue. Devo dirti qualche cosa. Che guarda noi due. Posso sostituire la forza con la destrezza nei tiri d'attacco. Vedi, un po' te se ti ha senso. In realtà è perfettamente uguale, ma ci sta male così. Quindi ho un 3 più lotta 2 più altri 2 della preferita, della specializzazione. Ok. Vediamo come si vedono gli smile su Springer. Si vedono? Sì, perché Getsumi non mi fa fare niente di utile in questo momento. 9, 10. Scusate, giusto per la cronaca, ieri in una sessione di D&D con Claudio presente ho fatto 20 di iniziativa. Mm-hmm. Possibile. E poi ho tirato 2, 9, 10. 4 da 10, ho fatto 36. 10 l'hai ritirato? Sì. Insomma, madonna. Ma senza modificatori? Senza modificatori. Mamma mia. 10. Io ho sbagliato. Però vorrei ricordare che qui tutti i presenti ho tirato 100.000. Sì, esatto, ha tirato 100.000. Ho tirato 100.000. 1, 10, 100.000. L'unico del mondo ad aver tirato 100.000, cazzo. Sì, difatti se ne parla troppo poco, secondo me devo andare in giro virale sui social network. Avete gradito? Avete gradito? Avete capito? Avete gradito il fatto che non ho fatto nessuna battuta quando lui ha detto giusto per la cronaca, dato che stiamo giocando a vampiri? Mi sono proprio morso la lingua, avete un'idea di quanto mi sono morso la lingua? Pensavo fosse perché stavi mangiando l'insalata. No, l'insalata, mi vergogno già abbastanza dell'insalata. Tocca cioè. Sì. Quanto nostro... male gli ho fatto, quindi? Gli ho fatto 3 danni contundenti. E continua, proprio... Perché i pugni fanno contundente, non può andare più in là, a meno che ci metti del sovrannaturale. Io posso dividere il pool di danni? No, ma lo sto facendo. Per far cosa? Sì, due azioni. Fare due azioni. Mi pare di... Sì. Allora, io ho X dadi, no? Un attimo, gli vuoi. Ma devo dividerlo per forza a metà o posso scegliere? No, beh, dipende in realtà da cosa vuoi fare. Io voglio. Guardatissima. No, ma in realtà no, non puoi dividerlo, puoi decidere se fai. Io voglio dirgli. No, non puoi. Ma stava dormendo. E voglio riguardare il tizio e riaddormentarlo facendogli comando e intanto tirare la coda al lupo. Quale lupo? Quello gigante. Che è appena caduto. L'hai ucciso? Sì. Ciao, puoi tirare la coda al lupo, non è utilissimo. Allora mi avvicino al tizio che è per terra, gli prendo la faccia tra le mani, guardandolo. Io la sto così? Prendendo a pugni, io metto un attimo così e faccio dormi. Non funziona perché sta già dormendo. No, se prende pugni mica si sveglia, mi sa. Non si è svegliato. Oddio. Se non lo sai tu come funziona il tuo potere, Roberto. Che ne so io. Le schede vampiri me l'avete fatta voi. Sì, ma ti hai reso. Sapete che delle regole. Un po' qua. Non me lo ricordo. Non è Auspex. Dominazione. Il soggetto obbedisce una parola, uno sguardo. Io gli ho detto muo. Secondo me sì. Muori. Perché se lui, allora, muori. E lui è caduto addormentato, tra virgolette, svenuto. Però. A meno che non sia in coma per due round. Sì, no, ci sta, va bene. Va bene, va secondo bene. Me si sveglia con gli schiaffi. Sì, sì. Vediamo se non c'è scritto. Se i danni. Non c'è scritto, è a descrizione del master. Beh, direi che è di che livello è come comando lì? Primo. Il primo si sveglia, punto. Perché è io li faccio. Perché okay. Hai dadi di Dragon Age davanti? Perché mi piacciono. Ok, va bene. È un po' di nostalgia. Il tiro è intelligenza. Più intimidire, più dominazione contro la fermezza. Intimidire. Quindi la fermezza devi togliere due dadi. Più dominazione. No, scusa, non devi togliere due dadi, tu non devi fare niente, è più dominazione e basta. Intanto Dragon Age è stato nominato come miglior gioco di quest'anno agli Ennis. Cioè era un'altra campagna. Sì, sì, chiaro. Altrimenti non se lo cacava nessuno. La Madonna. Sì, certo. E 8 no, il successo qui. Ma come cazzo tiri? Ma porca puttana, io non ci posso credere, cazzo. Sento. Ha fatto 5-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La miseria. Ma io veramente. Fa schifo, fa. Aspetta. 9. Sono 9. 10. Un altro 10. 10 successi. Fai schifo. Direi che ho fatto successo eccezionale. Sì, successo eccezionale. Caccia di quella porcaccia, non ci posso credere, cazzo.
cioè, ma ha proprio... talmente tanti successi che muore. Muori, ok. E lui dice ok. No, vabbè, non può fare quel tipo di cose lì, però vedi un po'. Vabbè, tanto io gli dico dormi. E ti chiede anche scusa per essersi svegliato. Esatto. E poi mentre, dopo che tu, ogni pugno che tu gli dici, lui dice 5 minuti ancora. Ancora 5 minuti. Vabbè, per adesso dorme, quindi puoi andare avanti col round. Allora, per adesso lui dorme e tocca... che dorme. Giorgio dice che crede nel cuore dei dadi, bravo, come Yu-Gi-Oh! Esattamente. Io... Tranne delle iniziative. Io non ci credo. Punto e sparo. Ok. Ma... Lo faccio con la raffica a 3. Che mi aggiunge tre dadi. Il fonte di questo manuale, scusate, ma... Dio santissimo, mannaggia Andraste. I titoli sono proprio brutti bruttini. Allora, non riesco a capire per la disciplina, sono tutte scritte uguali. Più due dadi la stessa grandezza. Ok. Quindi, la parte sbagliata del manuale. Uno, due, tre. Ah, a proposito, durante, dato che non so troppo male. Cosa succederà? Mm-hmm. Io mi guarisco un altro livello di salute. Perché sai, non si sa mai quando arriva l'impoeta. Successo eccezionale. Razionalizza, ottimo, razionalizza quello che fa come se fosse una decisione propria. Ah, si era proprio stanco. È proprio il momento giusto per dormire. Non si sa mai quando ti può capitare che devi combattere contro i vampiri, meglio riposarsi. È chiaro. No, aspetta. Vabbè, ripeto, la lascio passare. Era stanco. Però in teoria il comando non dovrebbe passare. Ah, è vero, l'avevano detto. L'avevano detto. Comando è quello istantaneo, non è quello che devo parlare. No, no, ma non dovrebbe passare perché. È in una situazione di combattimento. All'inizio. Combattimento sì. È autolesionista in questo caso. Cioè, nel senso, è in una situazione di pericolo. Lui fa una cosa che palesemente lo mette a rischio. Sì, perché si è svegliato 10 per i suoi successi. Sì, il successo eccezionale è con 5. Ma è come un. Sono molto convincente, ti dico che 5 più 2 fa 7. Soltanto in un altro mondo, non nel nostro. Sono molto convincente. Sì, ma se fine... tu volessi fare 5 su 10 successi, ma la regna il grande fratello. 4 guarda, più 4 guarda che 5 vale 7. Guarda che 5 meno 2 fa 7 e nel nostro mondo, perché io sono in questa stanza in questo momento. Quindi è proprio nel nostro mondo che come 4 più 4 anche fa 7. Ah, questa volta ho tirato benino anch'io, perché ho tirato 1 2 3 4 no. In realtà questa sera Fumble dura 5, 2 ore e 40, ma 6, 2 ore sono di Claudio che conta uno per uno i dadi. 7 e sto contando i successi. 8 successi e devo ritirare questi 10. Evviva! 1, 2, 3 e 4. 8, 9 successi. Non è vero, 10 successi. Io quello qua me l'ho perso. Ho fatto 10 successi. Complimenti! Mi sento bene con i cecchini, come con lei. Invece, adesso però... L'unica cosa che dice, se non è immobilizzato o... o non rimane fermo, cioè un meno uno. No. Non c'è scritto da nessuna parte che non posso utilizzarlo per cose autolesionistiche o no. Vabbè, comunque intanto andiamo avanti. Sì. Su quello la mi serve che sia Kids facciano un simpatico tiro di prontezza e destrezza, più destrezza. Perché tutto bello che lui non c'è. Ma aspetta, no, fermi, come non detto, ho capito dopo cosa stava facendo il nostro Claudio 2 di qua. Non avevo capito niente. Va bene. Io mi sono inginocchiato. Hai cecchinato quello che stava correndo. Sì? Va benissimo. Ah, sì, certo, certo, quello che stava andando. Va via. Benissimo. Ma era overkill. Prima a non inginocchiarsi, gli si metteva il cucinello. Assolutamente. Questo è il mio modo di fare. No, ecco cosa cambia. La dormi. E comandi simili vengono eseguiti solo se non è in condizione di pericolo mortale. In questo caso funziona ugualmente, ma dura solo un turno. Ah, era quello che ci avevamo detto. E comunque se io gli dico immobile? No, è comunque pericolo mortale. La logica ma non è un comando simile a dormi o muori.
Sì. Ma qua dice che poi qua puoi dire che poi gli salta e poi è lui che lo interpreta, tipo ovviamente non salta nel baratro ma salta all'indietro, però salta e può essere pericolosissimo. E tu dici immobile e lui fa un qualcuno al vento, cioè dai. Immobile e dormi fanno la stessa, identica cosa. No, perché dormi, chiudi gli occhi, ti butti a terra. Ma il motivo per cui non lo fai è perché ti, cioè non lo fai, cos'è, non lo fai o dura un turno? Dura un turno è perché lo fa, ti, di istinto ti segue il tuo comando e poi oh, ma cosa cazzo sto facendo? Beh sì, immobile, diciamo che qualsiasi cosa che simuli la condizione stunned di D&D 5 probabilmente non è reiterabile. Comunque, fermo. Col successo eccezionale, con aspetta e dormi, dura un numero di turni pari ai successi. Ottimo, basta. Bel, minchia. È quello che ti ho detto, lei. Guarda, me le ricorderò mai tutte io, Ne ho fatti 10 turni, sì. Ottimo. E il mio proiettile proiettilone. Hai silurato le chiappe di quello che stava correndo via. Sta ancora andando. Ah, però lascerà giù delle tracce di sangue. Ok. Sì. Che era quello che mi interessava in realtà. Non pensavo di riuscire a ucciderlo. Beh, non è che ci sia andato così tanto lontano, perché poi io dimentico di fare delle sottrazioni intanto. Però 5-2. No, in questo caso era 10-3, però vabbè. 7-7 al solito. Sì. Quindi tu hai fatto, No, ci sono quelli che stanno correndo. Uno. Quello che sta correndo, giusto? Cosa ne sai tu che è uno? Hai ragione. Quello che sta scappando. Ah, sì, gli altri potrebbero stare correndo verso di noi. E quello che è sotto di voi, che è ancora lì sotto di voi. Ah, i CC. E quindi tocca di nuovo Fu. Fuketsuna si domanda che sapore ha il sangue di un mannaro. No, porca puttana. No, stai scherzando, no. Ah, Gesù. Grande Claudio! Grande! Ah! Non mi piacciono questi. Poi tu manto. Dovresti apprezzare. Ti può dire qualcosa. Sì, sì, non sto disprezzando. È comunque un porca. Generico. Sì, io sono lì, no? Mi accorgo che lui sta cercando di morderlo per nutrirsi. Mi accovaccio di fianco a lui, con le mani tipo appoggiate sulle ginocchia, e lo guardo curiosissimo e interessato a quello che succede. Non l'ho mai visto. Allora, io che ho. Questa è una svolta alla prova di Severino. Potrebbe funzionare. Dai. E lo guardo attentamente. Io sono un bambino. Siamo ancora in scansione round? Sì. Oh merda. Chissà perché. Dimmi tu se devo tirare qualcosa. Forza più lotta. Forza 3, lotta. Beh, basta che fai dei successi, i successi incidono. Ma forza pilota sarebbe leggermente diverso, ma determina quanto succede. Vabbè, comunque è un successo. Non c'è un se fosse sveglio ci sarebbe il conflitto e quindi ci sarebbe una sottrazione. Qua è proprio per determinare quanti danni riesci a fare, perché gli fai dei danni comunque. Okay. È un successo. Uno successo e lui si becca uno letale. Mi pare, sì. Vebini, nel momento in cui tiri su questa linfa così particolare, hai un attimo in cui percepisci il mondo circostante in maniera leggermente diversa. Lo vedi muoversi dove prima non si muoveva. La nuova droga di... Ed è così che nascono i risvegliati. Senti odori che in teoria non dovresti sentire per un attimo. Poi se ne vanno questi. Un po'. Usa il sangue di lupo per attivare il metabolismo. E se c'è una cosa che riesci a percepire solo per un istante, che non è che sia proprio morto il lupo che era morto. Ah. Interesting. E questa è roba tua. Aspetta, scusa, il lupo. Io mentre morto... sto succhiando indico il cadavere dell'altro lupo e continuo però a succhiare sangue questo. Allora, ho una domanda. Sì. Io so qualcosa sugli effetti del sangue dei lupi sui vampiri?
è tutta una cosa un pochino nebulosa, si dice che qualcuno l'abbia bevuta, ci sono dei racconti, però non c'è mai nessuno che lo sappia raccontare con certezza, un po' perché parte di quelli che l'hanno bevuto in qualche modo sono stati poi puniti dai mannari, e in parte perché forse non hanno voluto raccontare agli altri vampiri. Quello che sai per certo è che ti dà delle sensazioni un po' diverse del mondo. Ma non ti dà cose particolari, tipo come se facessi diablerie? No, quello no. Non puoi diablerizzare un lupo? Puoi diablerizzare soltanto i vampiri, perché l'atto di diablerie è più o meno non è il succhio sangue, il sangue di per sé non ti dà niente, è la fase in cui arrivi a succhiare l'anima. E non puoi succhiare l'anima a un lupo? Non è quella di un vampiro, quindi non è. Non si amalgama. Ah, certo, non è. Ma magari con me sì, è morto l'altro lupo. Mi mordi la coda? No, io in realtà sto vicino a lui, che lo guardo, che fa così, e magari con una mano spingo un po'. Posso fare una prova di medicina per aiutarlo a bere? Cioè, stai spingendo la vena? Sì, sì. Esatto, tipo gli prendo il pezzo del braccio, gli alzo le gambe. Tanto non penso che lui se ne accorga mentre stava mangiando. Sì, gli alzo. Ma vabbè, per carità, sì. Dai, fammi fare medicina. Intelligenza più medicina. Tre successi. No, non esplode medicina. Tre successi, ho fatto 2 10. Come? Cioè. Dietro di te, perché ormai stavi puntando a quello che stava correndo. Sì. Senti un leggero muoversi di artigli. Bene. E noti che qualcosa non va, perché senti di nuovo un alito caldo alla tua schiena, alla tua spalla. Questo era morto, cazzo. Cioè, gli avevo aperto la testa. Lo hai visto trasformarsi in umano? Tu sai, in teoria, visto che sei quello che ha conoscenze, certo, che i Mannarit muoiono, quando muoiono tornano esseri umani. Bene, io mi volto e scappo. E ti vedi di fronte la forma Garu. Oh cazzo, aiuto! Con gli occhi iniettati di sangue. E vediamo un po', hai delle conoscenze varie da spendere. Ma guarda, in realtà, vediamo, sociali, fisiche, mentali, accademiche, informatiche, investigare. No, va bene. E poi ho memoria eidetica, in realtà. Io. Vai di memoria eidetica, che hai visto le immagini probabilmente su uno dei libri degli storici Meket. Più intelligenza? Sì. Uno successo. Con un successo, hai quel ricordo del... Occhi rossi, pelo ritto, forma Garu dopo aver subito tanti danni. Oh merda, aiuto. Comincia a pensare che Rorschach sia un personaggio di Watchmen. Esatto. Perché è Rorschach. Vaffan bagno. Pignoli. Pensi che quella forse sarebbe una cosa più facile da affrontare. Però tocca a te. Bene. Cosa c'è attorno? No, però questi qua ci fiutano. Aspetta, ci fiutano. Però c'è suo fratello che sta venendo succhiato da 2 vampiri che stanno facendo campeggio in questo momento. Di cui uno puzza molto. Quello che faccio è allontanarmi nella direzione opposta al lupo, correndo e frapponendo fra me e il lupo, loro. Ok. Uso tutto il mio movimento e tutta la mia azione per allontanarmi e, se riesco, nascondermi da qualche parte, infrattarmi da qualche parte. Va bene, prova a fare una prova di... scegli come se preferisci fare una furtività più intelligenza, perché pensi che sia meglio essere intelligenti, oppure destrezza se pensi che devi farlo velocemente per non farti sgamare dal lupo che ti sta guardando. 5, 6 di destrezza più furtività. 1, 2, 3. Infiltrazione vale? No, no. Sì, bene. Allora,
Però soltanto un dado, non due, perché infiltrazione in questo caso mi sembra giusto. Ho speso un punto sangue, ma per guarirmi, per guarirmi un altro livello di salute, per il semplice fatto che potevo usare celerità, però sinceramente preferisco essere più sano possibile se questo mi prende a schiaffi. Quindi a Sarra. Che bel tiro. Ma aspetta, c'è un successo di sicuro. Questo è in bilico, no? Allora c'è un successo solo. Beh, meglio di un calcio nel culo. Sì. Tu non credi nel cuore dei dadi. Mi sono dimenticato la coda fuori. Ah no, quello hai detto. Già. Comunque, va bene, attuazione è quella. Tocca. E comunque Pietro Bianchi, in onore di Locklear, ha retweetato un post di Lercio che dice: Santone sincronizza il ciclo di 200 donne. Locklear ci riuscirà. Il mannaro che stava scappando ormai è fuori dalla vista. Ok. Cioè si sarà fatto qualcosa come 200 metri. Ok. In 12 secondi. Friu! Beh no, aveva già cominciato il turno vecchio, sono tre turni. Mentre quello che è sotto di voi è lì e vedete che apre gli occhi. Sulle gambe. Perché apre gli occhi? Dove sarà nel tuo turno? A 10 round, scusa, hai ragione. Turni. No, hai ragione. Non apre gli occhi. Hai ragione. Ed è lì. Voi siete lì con lui. Quanta vita gli ho succhiato prima? Quanta vita gli ho passato? Un anno, una vita. Adesso che lo tiene su volendo, se puoi provare è andato in più. È buono, è buono. Più che altro mi sono accorto del lupo che è dietro, ha fatto non è detto, però sicuramente si è accorto di me che con passo a 100 metri sapendo anche che non era morto. Diciamo che tu hai alzato lo sguardo, perché probabilmente io mi giro più o meno a quattro zampe, perché tanto già ero giù anch'io. Evangelion in dummy plug praticamente. Esatto, e gli faccio anch'io. E intanto si vede che io gli sto spingendo le gambe, si vede lo schizzo di sangue dalla gola. E faccio anch'io intimidire, cioè uso sembianze mostruose di nuovo. Va bene. Ok. Quindi direi prove contro queste contro autocontrollo e potenza del sangue, che non potenza del sangue, però lui è senza. Qua dice potenza del sangue. Quando c'è scritto potenza del sangue, tutte le altre creature soprannaturali mettono la loro cosa. Immagino, non mi ricordo mai che cosa sono. Sono 4 i punti L se lunga, 4 successi. 1, 2. Oh. Ma che roba per power, cazzo. No, abbastanza. Vedi che fa un passo tu dietro. Tu sei il prossimo. E si allontana il più velocemente possibile. Sì, è la... c'è la... quella particolare che in realtà è in furia. Ah, è... in furia rossa, ma si allontana probabilmente comunque. Non è quello, senti che lo vedi dal pelo che... prima era incazzato come una iena e basta, adesso è incazzato preoccupato, però è come guardare un cane che non conosce. Si allontana poco. Esatto. Tocca a lui. No, sì. Non ero io dopo di lui. Sei dopo di lui quando il lupo non agiva, ma il lupo era lì in mezzo. Vedi che comincia a caricare verso di voi. Era sufficientemente lontana, per cui la carica la sta facendo un po'. Non sono troppo convinto. Si sta muovendo lentamente verso di noi. A paramecio. Appunto, mi è venuto in mente per pensando a Evangelion in Dummy. Il primo passo, tuc. Sì. Tuc. Okay. Ah, sta per partire, cioè. Sta caricando la carica. A lei. Io mentre gli tengo le gambe al tizio ancora. Ti sei girato? Sì, mi giro verso il lupo, lascio una gamba, l'altra la tengo. Tu cambi forma, anche io posso farlo, guarda! Mi guarda? No. Posso provare una prova di persuasione? Puoi fare una, puoi provare a fare una prova di... di ascendente... espressività. Persuasione o espressività, uno di non intimidire, conflitto di sguardo. No, direi di no in questo caso. Giusto, io prima non ce l'ho. Vai, devi aggiungere due. Cosa devi fare? No, devi sommigliare tu, vedo se fa successo.
sarebbe stato a vuoto. E c'è un 10. E visto che persuasione c'è la spell, un successo. Un successo. Vedi l'orecchio che fa. Sente il suono. Ti guarda con la coda dell'occhio. Faccio per ingrossarmi un po'. Tipo mi gonfio un po'. Tipo la rana dalla bocca larga, no? E senti rosso. Tipo assiuolo. E provo a fargli comando se mi guarda. Prova. Fottiti. Magari dico quanti successi faccio così vedi quanto è probabile. Vai, vai. Niente, è solo con comando però. Madonna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutti successi questi, però questi sono tutti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 su quanti dadi? Su 15. Perfettamente, perfettamente 2, statistico, no? 4, 6, 8, 9... 10 successi. Che è il tuo numero standard ormai. O 0 o 10. 10 successi, cioè vuol dire 10 che hanno fatto 8 o più su 15 dadi. Normale, giusto? È perfettamente quello. In realtà non voglio dirgli dormi. Se posso farlo, visto che ho fatto 10 successi, posso provare a usare parte del comando e non fare poi un'azione protatta che sarebbe in teoria un successo eccezionale. Tipo voglio dirgli guardami e inciampa. Come dei bastardo. E non gli puoi dire solo inciampa, scusa. Se non mi guarda non posso usare comando in teoria. E quindi comunque non avrebbe senso dire. Ma io voglio provare a usare parte del potere per, anche se non mi sta guardando, fargli girare un pelo l'occhio. Ah, okay. Se non mi sta guardando. Eccezionale. Aspetta. Doppio eccezionale. Eccezionale veramente. È chiaro. Doppia stretta perché doppia libidine con i fiocchi. Abbiamo citato tutto il cinema italiano che potevamo citare. Questo è un cazzo grande mero. Tempo a manto. Beh, ma sì, no, è che sta cosa è particolare sotto, sì. Un po'. Vabbè, andiamo. Guardami in ciampa. I tuoi successi in realtà diminuiscono soltanto di 2. Quindi ce ne sono altri tipo 8. Sono 8 comunque. Sì, vabbè, ah, comunque. Vedi che inciampa. Non è che ups ti guarda malissimo. Beh, finirà di faccia almeno e poi si rialza un po' tipo cane che si è accappottato. Sì, è praticamente è finito sulle ginocchia, che si è un po' umiliato, si è fermato con le braccia, però è finito sulle ginocchia e con l'altra braccia, cioè inginocchiato di fronte a voi, comunque rimane più alto, però sì, vabbè. E mentre lo guardo prezzo di nuovo l'altra gamba del tizio e la rialzo. Che brutta cosa. Draco, tu sì, momento in cui arrivi al tuo nascondiglio, sì, senti accanto a te un perché sempre dietro a te? Perché? C'è sempre qualcuno dietro di me. Perché casualmente sei andato in maniera intelligente nell'unica nascondiglia a portata possibile. E c'era già qualcun'altra, a quanto pare. Ok, di chi si tratta? Salve. Ok, è la voce di? Lo riconosci? Sì. L'hai già visto? Sì. Mai con in mano il fucile? Lo sceriffo? No. È Giovanni, è il Segugio. Ah, ok, un altro Segugio. Non ci sono di un altro Segugi. Tipo. Ok. Come va? Problemi con i lupi? Potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio. Diciamo che qua. Mentre vedi un tizio che urla contro i lupi e li fa scappare dicendo e l'altro che tira sulle gambe al lato. Sì. Lo schizzo di sangue. Cioè, allora, ecco, in realtà la scena è questa. Io gli dico, potrebbe andare peggio, sento dietro, mi volto, vedo questo qua che solleva le gambe, mi volto verso lui di nuovo, potrebbe anche andare meglio. Io mi trovo un punto sopraelevato e me ne curo da lì. Sì, ne stanno arrivando altri. Cazzo. Mi sbrigherei. D'accordo. Vedi che ha un paio di denti appesi alla collana. Ok, allora io... Dammeli, ci posso fare qualcosa. Io trovo la prima grondaia. Scalo velocemente verso l'alto, cerco di mettermi su un tetto in modo da poter cecchinare da sopra invece che da 2 metri come facevo. Sì, non era saggio perché ti è andata di culo che 2 sono andati a rincoglionimento. Infatti quindi niente, cioè, è quel che facciamo meglio. E
toccherebbe al puro che è sotto, che rimane sotto pure ancora, cioè, quindi che cazzo sta a fare sto qua? Vabbè, è lì, dorme. Intanto gli esce, nessuno gli sta facendo niente, una stilla di sangue ogni tanto, niente di che, perché le ferite dei vampiri un po' si rimargino un pelino, però un po' ogni volta. La parte ridicola è che siccome sono danni da poco, visto che nessuno di voi lo sta succhiando, esce la stilla e si rimargina. Cazzo Roberto, con questi successi qua altro che inciampa. Avessi avuto una pallina da tennis. Prendi la pallina. Bellissimo. Più umiliante di così, cazzo. Vicino alla ferrovia. Ma sperando che passasse parola, il treno in quel è una parola sola. Seduto. Prendi. Terra. Prendi. Ma inciampa perché mi sembrava bello, perché stava correndo come un cretino. Vero, vero, no, è molto bello, molto bello. Però sì, la pallina era migliore approccio. Tocca a nessuno, perché queste cose sono andate, quindi tocca a Kezuna. Oh, allora, vedete, di solito Fu che è meglio. Io dico Fu e ogni volta Fu. Scusa, pensavo che avessi messo i puntini di sospensione per farlo completare a noi. Non era a beffa, era intenzione. Era... No, era tocca a Fu. Che cazzo fa? Fu fa che fa lui. Fi fai fo fu. Lui si è avvicinato di un passo e poi è inciampato. E io mi rialzo in piedi e mi avvicino lentamente verso di lui. Quale? Quello in furia. Stava caricando? Sì. Non so quanto fosse lontano, se riesco anche a fare qualcosa. No, riesci a raggiungerlo, Ok, quanto sono lontani da me tutti gli altri in questo momento? Beh, lui... il nostro Marcavia pazzo ti è vicino, sarà a 1,5 metri. Ah, così vicino. Cioè, prima che ti muovessi, poi se ti muovi... No, no, dopo che mi sono mosso. Perché se è mosso sarà a 9 metri. 8. Dai, massimo. Wilson ci fa sapere che fare almeno 10 con quel pool di dati si avvicina allo 0,2% di probabilità. Però contando che ogni uno annulli un successo, cosa che qua non è... Non no, succede. Perché ne avevo fatti un paio. Sì, qua non succede. E niente, quindi mi avvicino con calma, metto in mano, metto in tasca la mano e tiro fuori l'altra mano. Metto in mano la mano perché c'è. Esatto, in tasca. Metto in mano la mano e metto in tasca la mano. E non me ne sto con le mani in mano e in fondo della vite. Maronna, E in fondo della vite a questa mano. E le dico, a te ci penserà lei. E appoggio la mano per terra, che è diventata un piccolo golem. Forse, adesso vediamo quanto. Tu stai letteralmente con le mani in mano. Sì. Allora, sono 1, 2, 3 successi, che quindi diventa viva e obbedisce ai miei comandi. Wow. L'appoggio e le dico, attacca. Tiro l'iniziativa per lei o agisce subito dopo di te? E allora lei si getta al collo del mannaro cercando di strozzarlo. Sì, è una mano. No, non è che possa fare molto altro. Lo farà, però la scena è più o meno quella della formica che fa l'amica strossa l'elefante. No, perché questa è una mano e gli può entrare nella bocca e strozzarlo da dentro. Se entra nella bocca sì, potrebbe essere fastidioso. Può strozzarlo da dentro. Quindi, cosa ti tiro? Io tutte le volte che torno a casa dopo vampiri faccio brutti sogni, cazzo. Cosa ti tiro, Manto? Cosa ti tiro? Per fare questa cosa qui ti tiri un forza pilota. Meno 4. Come hai buttato via i dadi? Meno 4, non c'ha lotta. Quindi ne tiro solo uno e non è abbastanza. La mano si arrampica sul pelo, ma si ferma lì sul pelo. Vabbè, intanto lui ha una mano addosso. Tocca al puro che il prova a prendere la mano. A 5 di difesa. Appunto. È vero.
Non te ne stai con le mani in mano, ma con la mano nelle mani. Io non voglio stare sveglio con le mani nelle mani. Scemi. E quindi ne tira 6. Che non so neanche più fare i conti. Ok. 5 di difesa sono 8. Vabbè, fa 3. 3 successi. Hai detto che cercava di prenderla. L'ha presa. No, l'ha presa. E la tiene nella zampa. E prova a lanciartela. Però quanti dadi hai usato per prenderla? 6. E adesso quanti dadi usa? Non si smezzano. Sono le due azioni. Sei sicuro? Lui può, ad esempio, può mordere senza dover fare la presa. Vabbè. Sì. Per la lancia non è che ti fa il danno. Vai, vai. Non devo, devo soltanto vedere se ti brinca la zona. Io ho 7 di difesa. Quanto? E ho mangiato il dito l'altra volta. La miseria! La miseria! Per le azioni multiple subisce una penalità per ogni azione. È quello, più o meno. Riesci a lanciartela. Due successi. Vedi la mano che ti è arrivata su. Sembra tipo mano. Padrone, padrone! Anche perché parla. Ecco. Padrone! Da dove cazzo sta parlando? Sì, presente quando fai la bocca finta. Esatto. Padrone! Mi ha lanciato, non ce l'ho fatta, devo riprovare. Vai, vai, vai. Vai, piccola mano. Vai, vai. Al suo prossimo turno. Tanto sta guarendo un sacco lui qua. È una bella notizia. Io guarisce di 3 letali per turno. Ma stai scherzando? No. Non gli farò mai abbastanza. No, beh, si gliene fai. Chi sta? Tocca a te. No, aspetta, sì, sì, no, sì, tocca a te. Io mi metto sopra il tizio che è per terra. Posso annullare il comando? Cosa del tizio che è... Quello del dormire? Suppongo di sì. Hai fatto un successo eccezionale, quindi diciamo che... Gli ho dato 2 schiaffetti e appena riapri gli occhi gli faccio un'altra cosa. Ok, va bene. Immagino li riapra. Ah, ma... Sì. Gli tengo sempre la faccia e inizio a possederlo. Allora, dato che qua la classifica delle deformazioni mentali e delle perversioni sessuali sta diventando veramente ignorante. Lancio possessione. No, lancio possessione non è come comincio. Utilizzo dominare e lo possiedo. Ecco, bene. Ora è tutto molto più chiaro. Lo domino per possederlo. Esatto. È fermezza contro. Sì. E se riesco, lui rimane completamente in trance finché io continuo a fare successi e quando ho accumulato 5 successi lo prendo possesso del suo corpo, che è trans intanto, giusto, ma ma possessione non funziona su immortali e basta, chiedo, si mormora che ci siano stati dei lupini e dei maghi posseduti. Devi farmi un successo veramente eccezionale. Qua c'è già scritto si mormora, ma dice veramente. Che i mortali lo subiscono, i lupini sono mortali. Non qui dentro. Perché di fatti qua specifica, si mormora che ci sono stati dei lupini e dei maghi posseduti. Io ci provo perché secondo me io sono il massimo esponente di dominare del mondo. E il punto è, io te lo metto in mente. Beh, non è eccezionale, magari ci metto se nel mondo dei vampiri si mormora vuol dire che deve andarti proprio giù parecchio, pesante. Va bene, se fermezza, ci faccio uguale. Fermezza lui ha soltanto 2, quindi non è che... E ha fatto 0. ma stavolta ho fatto poco. Forse ce la faccio. Ha fatto 0? Sì. 5. Hai fatto 5? Ah sì, successo eccezionale. Posseduto subito al primo round. Sì, ok. Siccome non è molto eccezionale ed è eccezionale, lo hai posseduto. Come però non riesce a tenerne il controllo per più di 2 round. Ok, però l'ho fatto eccezionale. Questo è successo eccezionale. È il minimo, sindacale. Va bene. Per l'eccezionale. Va bene. Successo eccezionale, ho automaticamente il controllo e... ah no, ok, non l'ho ancora posseduto. Quanto ha di forza di volontà? Forza di volontà, dove cacchio l'ha messa? La volontà
È sparita? Dove cazzo l'ha messa? È sparita. 4. Ah, allora no, ce l'ho fatta, perché devo superare la sua forza di volontà. Ah. E quindi il mio corpo cade a terra. E io mi alzo da lupo. Al momento però sei in forma umana lui, eh? Sì, sì. Quello che era per terra. Quello che era per terra è una forma tra quella umana e la Garu. Sì. Cioè quella con gli artigli, il petto villoso. Come mi sento? Diciamo che non ti sei mai sentito così in forma. Cavolo, peraltro, per esempio, passare da una forma all'altra. Cioè, questa cosa è strana, perché lui sta possedendo una creatura che non sa come funziona, fondamentalmente. Quindi, infatti non può cambiare forma, può rimanere questa. Non ci posso provare? No, perché devi muovere l'essenza, è come se qualcuno volesse controllare la vita. E... va bene. Però rimani in questa, in quella in cui te lo sei trovato. Io, però, bella situazione. Tocca a Draco. Ah, io mentre mi alzo faccio... questo corpo è sano. Cos'è la sottospecie della prova? È la sottocategoria della prova di Severino. Questa cambia nella forma e nel colore. Questo corpo cambia nella forma e nel colore. Io mi sono arrabbiato. Mordi forte Izumi. Quello ormai è guarito. Io mi sono pazzo. Ecco, sono arrivato Izumi. Abbastanza in alto. Sì, sì, non è mai esistito Izumi. No. Cioè, hai fatto un piano di scale e sei a una finestra. Ah, quindi non sono arrivato su sul tetto, mi sono messo tipo all'interno, cioè ho fatto irruzione in una finestra, mi sono messo lì. Beh, in un turno va bene muoversi veloci, ma... Certo. Beh, va benissimo, anzi, meglio. Prima di tutto, c'è qualcuno in casa? No, perché sei nella zona dei capannoni. Benissimo. Io appoggio il mio fucile sulla finestra. Punto e sparo. E adesso vediamo se sparo. Punto e sparo? Punto e clicca. Punto vai. E sparo. Cioè, miro e sparo. Adesso io non so se però sparo a... a Iznat oppure sparo all'altro. Oddio, ti direi che a meno che tu per qualche specifico motivo vuoi sparare a Iznat... Nat. Ma io ho capito, cioè... Bene. Non hai capito che è lui, ma la... Beh, no, tu l'unica cosa che hai visto è che sono andato io, gli ho messo la faccia e ho detto, ora sei mio! Ma lui è abbastanza... No, io stavo... Però gli ho preso la faccia, sono caduto, il lupo si è rialzato e si è scroccato. Vabbè, in ogni caso l'altro è più pericoloso per te. No, ti stavo dicendo che a meno che volevi fare qualcosa di particolare già prima, non so, per il tuo personaggio mi sembra più logico stendere quello grande e grosso come un armadio 4 stagioni. 6, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devi togliere 4. 1, 2, 3. Devo togliere 4. Ho tolto 4. Ma posso... E poi per la distanza. Sederti. Hai la l'incremento di gittata. Che se te lo sei segnato è cosa buona e giusta. Se non l'hai segnato, diciamo che ti becchi un meno 2. Quindi. No, quindi, meno uno, scusa, quindi non sei così. Ok, ci sono. Ok. Avevi tolto 4? Ho tolto 2. Ah, sì, ho tolto 4, ho aggiunto 2 e ho tolto 1. Vuoi che ti vada a comprare dei dadi ancora? No, perché... Ma tanto comunque ritiro, poi non faccio una menchia. Allora, tolgo questo. Questo è un 10. Questo. Questo è un 10. Questo. Questo è un 9. Tolgo tutti quelli che non servono. Questo è un 10. L'ho fatto, ma ti rendi conto, porca puttana. Questi sono 2, 9. Certo. Sono 5 con 3 da ritirare. E basta, sono 5. Con 20 dollici. Sì, davvero, eh. Fa tirarlo bene la prossima volta per curiosità, eh. No, non posso. Scusate, intanto volevo ringraziare Francesco per avermi chiamato Fiorellino di Campo. È proprio così che lo chiamano le sue vittime, Fiorellino di Campo. Sì. No, fu. Che ne dici? Fuketsuna intanto riappoggia delicatamente la mano per terra dicendole: su, vai, ti darò io una mano. Ma il lupo ride.
Sei troppo simpatico. Dite face palm dalla, e prendendo dal il coltello di un edificio distante. C'è eco. E prendendo il coltello mi getto al collo del mannaro. Vai. Santo cielo. C'ho gli artigli? Sono unghie piccoli, leggermente okay. più lunghe. Tu hai visto un colpo che gli passa, che gli trapassa la spalla e lui che se ne fotte. Ma in allegria proprio. Veramente. E tu gli salti addosso col coltello. Mi piaci. Sì. In realtà gli salto addosso con i pugni perché è più probabile che gli faccia qualcosa con i pugni. Ma il lupo, questo qui era il lupo? Quello che era il lupo gigante? Cioè, lupo è per terra il lupo gigante? No, no. Chi c'è per terra? Nessuno. Nessuno. Al momento è nessuno. Cioè sei tu. Se vogliamo. Questo difesa? 4. Ma infatti mi piace la tua avventatezza, sei bello bello. Ah, tra l'altro, se quell'uno lì è perché ti rimaneva uno? Perché mi rimaneva uno. Ok. Perché? Perché se ti rimane zero, tu puoi tirare un dado, ma in quel caso l'uno è fallimento critico. Ok, no. Mi rimane uno. È uno. Vuoi provarla comunque? Va bene, va bene. Ti sei avvicinato. Estremamente minaccioso e gli fa tipo ma com'è possibile che uno abbia zero di fermezza ad esempio per un malus? Ah, ok, esatto, cioè hai uno perché sennò diciamo è impossibile. No allora in teoria non hai gli zero, però è quella situazione per cui io in base a quello che non sto facendo poco adesso è come in D&D normalmente quello del c'è piove c'è rumore cioè già è difficile seguire regole. Quello che vuole fare la mano invece yeah. che ha un minimo di intelligenza, anzi è intelligente quasi quanto lui, è arrampicarsi senza farsi vedere dal lupo che tanto a me è in corpo a corpo per cercare di infilarsigli in gola quando cerca di mordermi. Va bene, quindi faccio furtività. Fai il furtività destrezza. Un successo. Tranquillo, tranquillo. Però intanto ce l'ha fatta. Va bene. Si è attaccata ai rimasugli dei pantaloni. No, che non c'aveva. Si è attaccata al pelo. Che è intriso di sangue. Quindi in quel punto il lupo sente un po' di fastidio. Con sotto la musica di Shadow of the Colossus. È una mano di un essere umano su un coso alto 3 metri. Anche se gli si mette sulla spalla così probabilmente non sì, si ma anche a me conto. Se un bambino mi tira la barba lo sento. Ma non sei in furia con un tizio che ti sta picchiando. Dici tu. A meno che non sia un bambino che lo sta picchiando esatto. E lui si è in furia. Comunque tocca a lui. Quello che succede alla maggior parte dei genitori, peraltro, quando tornano a casa e il bambino vuole giocare. E vedi che tira un po' fuori gli artigli. Non parla. È ancora spaventato per il secondo turno. Sì, sì, infatti c'è il malus. Però è in furia mortale, quindi. Non deve scappare? Ah no, perché è in furia. Ah, in furia aveva anche aveva gli effetti mentali dei vampiri, hanno un malus di meno 3. Già di base non gli ho fatto niente io sì. Ah giusto, paura in più cioè, quello. Comunque allora tu armatura hai detto che hai 7 quindi già partiamo da un livello che ti raccomando sono 11 meno 7 4 meno 2 della paura 2 vediamo se ti fa qualcosa. Un 10. Un 9. 2. Ti prende soltanto di striscio, però senti questo artiglio entrarti un po' nelle carni. E sono due danni letali. Si segnano con l'asterisco o con l'asterisco? Con letale. Ah, con la X. No, la X. La X. L'aggravato. È l'aggravato con l'asterisco. Per me no. Bravissimo. Sta a me. Sta a te. Mi avvicino a lui, al licantropo, saltellando. Sì, su una gamba, poi sull'altra, in maniera comica volutamente. E gli do una gomitata in faccia. Al licantropo. Va bene. Ah, pensavo a me. Infatti. Non so quanti attacchi può fare. Uno. Tu uno.
Ma io ho la sua forza, la sua agilità, la sua costituzione. Sì, ma anche lui ne fa anche, uno. Anche in gara ne ha fatto uno. Anche in gara penso di poter far più male con un'artigliata o con una gomitata, visto che gli artigli comunque sono abbastanza. Beh, un'artigliata, stretti. La gomitata è un contundente. Allora prova a infilargli la mano nella ferita. Aia. Quella va che le ho appena fatto io. Okay. Le ho appena fatto io. Non parlo stasera, non riesco a parlare. Forza più lotta. Che sarebbe? Lotta sarà la mia. Perché immagino. No, non è mentale. La forza è la sua, la lotta è la tua. Quindi di forza ti. Beh, però se lotta è fisica. Ma è fisica, ma sei tu che sei in grado di fare. No, però meno uno senza addestramento. Quindi userò la sua senza addestramento. No. Hai meno uno. Se non ce l'hai tu, hai meno uno sulla tua. Quella è cosa sei in grado tu di fare. Sono le abilità di D&D. Ah, ok, va bene. La forza è. Aspetta, chi è 4. Quindi 3. Che ho 0 di lotta. In realtà è 3 meno 4. In realtà è 0. Quindi okay. È 0 e quindi tiri perché uno. Non è l'armatura. Perché lui ha 4 di. Difficità. Tra difesa più un'armatura. Dove c'è la ferita anche? Vieni. E contro di me che pensa che sono un amico? A meno 3. Comunque è 0. Va bene, tiro lo stesso. La. Uno è fallimento critico, no? No, più che altro non pensa che tu sia un amico, è in furia mortale. Se fosse in un'altra forma e non in furia, sì. Vabbè, tiro lo stesso. Vai. 7. Madonna, avevo visto uno. Ci hai provato. Vedi che ti avvicini, ma si sta muovendo troppo. Gli do un artiglio. Provo a infilargli la mano nella ferita, ma non lo prendo. Sei veloce. Era immobile, in realtà. Sento funziona. Questa qua che. L'altro che. I pugnetti. Tocca. Sentite da dietro. Spostatevi, cazzo! Miro. È alto 3 metri. Ah, giusto, è così alto. Vabbè, allora non è un problema. Ma sono agitato, insomma. Sei agitato perché continui a colpirlo e non sta giù. No, non sta giù. Allora, provo a fargli un colpo alla testa. Penalità di 3 a colpire, si infliggono danni uguali o maggiori alla taglia del bersaglio. E gli esegue un tiro di costituzione, se fallisce viene sviene per un quantitativo di round pari ai successi dell'attacco. Ci provo. Oh, bello. Lo atterro e poi magari loro sì, lo smettano. Sì. Anche perché questo mena, no? Sì, questo beh, diciamo che il fatto che abbia tanta difesa Fugozuna. La taglia di questo bersaglio è... Giusto? 1, 2, 3, 5, 10, 20. Sarà 3. Aspetta, voi siete 5, 6. Ma posso autocomandare? Devo fare almeno 6 danni. Guardandomi però specchio. No. Ci provo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Affanculo, uso Celerity. 7. Aspetta che però devo togliermi lo sangue. Sono un po' di danni. Vediamo quanti non ne fanno. Beh, fanno successi. Non è finito. 8. Poi. Che cazzo stai tirando? Beh, sto mirando. Aspetta. E poi c'è la furia. La scusa, volevo dire la raffica. Che mi dà più 2 a ogni tiro che faccio. Dove sei? Vediamo se è vero. Raffica lunga in fuoco automatico. È quello che sto facendo. Credo che più fuori 3. Da questa finestra ci sia l'apocalisse. Meno male che sono venuto in macchina stasera. Il cielo è un po' incazzato. Dico solo che Claudio ha detto questo. C'era stato tipo, c'era un vento della Madonna. Si è placato e sono passate 2 ambulanze. Continuiamo a fare brutte cose. Allora, non sono ambulanze, è la sirena. Ah, no, aspetta, però devo togliere 3. Ah, ok. Perché è quello del colpo alla testa. Hai almeno 6 successi. Ti prego. Allora, no. Tiro di merda come al solito. No. Tac. No. Il 7 no? No. C'è da dire che comunque non è più 1, 2, 3, 4, 5. Oh, io lo devo. 6, va bene. 6. Muore. Gli esplode il cervello e basta. La rotta ne va. No, a parte quello con 6 sì, lo secchi. No. Vedi, voi che siete davanti, venite raccolti da una pioggia di interiora, di denti. Io alzo le mani e mi arrendo. Alzo le mani e mi arrendo. Ok. Però i 2 turni passano e torni nel tuo corpo. È passato uno. Ho fatto un'azione.
Sì, ma è finita la scena e quindi si torna in scadenza normale. A meno che vuoi dirmi che fai qualcosa in quella forma. C'è un altro turno, sì. Okay, va bene, va bene. Cosa fai in quel turno? Io... C'è un precipizio. Io credo. No. No. Siamo a Milano. C'è un precipizio. Un precipizio. Ci sono le auto a Milano negli anni 80. Funziona. Cosa ci faccio con questo corpo? Io gli sto tagliando una mano. A chi? A me. Quello morto. Cosa ci faccio? Che è tornata in forma umana. Non durerà a lungo. Buttati sotto al treno. Sta passando un treno. Non attardatevi, ne stanno arrivando altri. Corro verso il treno, mi lancio di faccia a terra e annullo la possessione. Ok, va bene. Soprattutto davanti a un... Che cazzo? Mi rialzo. Era vicino. Ragazzi, sarà meglio andare. Un secondo e finisco di tagliare la mano. Cosa fai con quella mano? Andiamo e basta. Ne ho appena usata una. Vieni, mano. Vede... Adesso la mano mi salta anche solo. Fukutsuna. Che? Fu che? Che? Su. Che Tsuna? Anche Fukutsuna è una buona approssimazione. Funkitsuna. Na. Ah. Funkitsuna. Vedi come sono un vampiro stamattina. No, stamattina è bruttissimo. Stamattina è bruttissimo. Vedete uscire da assieme a Draco anche il segugio dello sceriffo con il fucile sulle spalle. C'è un bel canne mozzo di quelle lunghe, guarda, grosse. Grazie per l'aiuto, peraltro. Hai detto che non avevate bisogno. Non ho detto... penso che dovremmo andare. No? Un secondo. La testa è completamente esplosa o un occhio si può salvare? No. Mi ha fatto 6 danni diretti in testa, solo lì. Se ha fatto giusto è entrato e uscito dall'altra parte, ma l'occhio è rimasto in piedi. Ha fatto effetto... Non so se prende Alien, quella schifezza di non è mai esistito, Alien 4 dell'Alien. No, non ce l'ho presente. Peccato. Qua, Alien 4? Alien 4. Sì, ecco. Mai visto. Comunque, strano. Siete vivi. Ma avrei mai detto. No. Io gli passo di fianco e gli dico arrivederci e inizio a correre. Ma ha detto che ce ne sono altri che arrivano. Ce ne sono altri, mi hai detto, no? Ah, sì. Non attardiamoci. E chi ha mai detto che voi dobbiate attardarvi? Ma perché tu non hai niente da temere da questi? Spiegami, com'è che sono... E mi mordo la lingua, dico, niente. Arrivederci. E sorride. Esatto. Cazzo, però la mia curiosità è troppo, troppo. Adesso mi ammazzano. No, faccio 2 passi, sì. Mi volto e... Com'è che ci avete mandato a indagare su degli omicidi che sono successi proprio in un posto di proprietà del principe? Davvero? Come fai a sapere che ne sarebbero arrivati altri? Perché me l'ha detto lui e non mi sembra particolarmente spaventato. Io sono... Io sono un semplice esecutore materiale delle volontà del nostro... principe. A me sembra che ci abbiate mandato al macello. Però perché? Però mi hai avvisato che ne arrivavano altri. Quanti punti sono quello con il treno? Quanti denti sono rimasti? Penso 0. 0? Senti, io vado, ma poi di questa cosa ne dovremmo parlare. Sono triste. Ciao. E torno indietro. Ragazzi, andare. Già, giusto. In realtà vi stavo cercando prima. Sì, se andate a rapporto domani sera tanto sta finendo questa la notte che viene. Sì, ma dal principe, per favore. Scusa, un secondo solo. Da principe. Faccio mente locale. Quanti cazzo di lupi ci sono a Milano? Ma scusate, faccio mente locale un secondo. Faccio mente locale un secondo. Quando la mia faccia è andata a guardare la stanza di Severino, lui c'era nella stanza? Severino. No, allora, scusate, lui e il segugio, intendiamo. Il segugio, sì. Era nella stanza con il... Sì. Tiranno? Il tiranno Malkavian. Sì. Però lui non è un Malkavian, in teoria. No. Però non mi sembra sanissimo di mente in questo momento preciso.
Volete rimanere qui ad affrontare i mannari? No, grazie. A naso dagli ululati direi che potrebbero essere due gruppi. A naso. Ne ho uno da qualche parte. Credo... Oh mio Dio, ma come sono finito qui? Mi metto a correre. Ottima idea, gli corro dietro. E mentre scappiamo gli dico, ma non ti sembrava un po' strano per essere... Mi sembrava completamente partito, cazzo. Il problema è che... Mentre correte... Era nella sala del tiranno. Sentite in lontananza un... È possibile? Possibile? Che il tiranno l'abbia mandato a morire facendolo impazzire perché sapeva troppo? Ma perché? Allora, domani dovremmo andare a... a parlare con... Mi ha detto il principe, non mi ha detto con i siniscalco, mi ha detto il principe. Vuol dire che dobbiamo avere udienza con il principe? Beh, ne ho avute tante io di udienze con il principe. Sì, certo, ma non qui. Beh, non, non era... a Mediolanum, Milano, no, quella chiami tu. A Mediolanum. Sì. Era quasi 500 anni fa, più o meno. Mi sono andato a infilare. Comunque ci porta bene. C'è qualcosa che non mi torna. No, allora, lui, cioè il siniscalco ci ha mandato a indagare su, dei sabbatici che avevano ucciso dei vampiri della Camarilla. No, come si chiama? Della... Sì, della Camarilla esiste ancora. No, del Principato. Del Principato. Che si rivelano essere dei mannari che stanno belli belli all'interno dei possedimenti. Era del principe o del siniscalco? Non mi ricordo. Io, i miei hacker avevano scoperto. Io qualunque cosa dirò sarà l'esatto contrario di quello che ho detto l'altra volta, perché lo so. 50-50, diciamo, del siniscalco. Ok, quindi o il siniscalco sta cercando di inculare il tiranno, o ma ci ha mandato. Il principe sta cercando di inculare il siniscalco. Sì, ma il siniscalco ci ha mandati. Vero, sotto ordine del principe, magari, ma il siniscalco ci ha mandati a indagare. Sarà mica scemo. E se non fosse più in se stesso? Dobbiamo sperare che lo sia. Quello che fai tu, che hai fatto anche con il lupo. Ah, sì. Funziona anche con gli altri vampiri? No. Ne sei assolutamente sicuro? Sì. Certo al 100%? Ci hai mai provato? Io voglio. Tutte le notti ovviamente, con te ci ho provato. Stiamo parlando così perché anche se stiamo correndo non abbiamo il metabolismo attivo. No, esatto. E quindi non abbiamo il fiatone perché non respiriamo. Sì. Perché quando io ho visto forte. il tiranno stava dormendo come tu dormi quando possiedi corpi. È la prima volta che mi riesce con un lupo. Ah, quindi è possibile che ti riesca anche con altri? No. Ah. È possibile che tu non ci abbia mai, non ci sia mai riuscito, ma il tiranno, essendo molto più antico di noi, ce l'abbia fatta? È possibile che usi un qualcosa, un potere del sangue diverso dal mio? Possibile. Ma con il mio esatto non potrebbe. Aspetta, però forse... A meno che lui non veda veramente il mondo per com'è. E noi siamo ancora intrappolati nel sogno di Galgano. Alla parola Galgano nella tua testa senti senti Dio che ti parla e dice salvalo. Mi giro, dobbiamo salvare qualcuno perché non ti ha detto più. Certo, si mette a ridere anche la manina. Nella tua testa senti no, cretino. Oh, scusa, mi butto in ginocchio prostrato. Scusa se ho interpretato male le tue parole. Dobbiamo andare. Potente Galgano, dobbiamo salvare qualcuno, non il Segugio. Mi rialzo e io salverei il salvare il tiranno o il principe. Salva la cheerleader, salva il mondo. Io salverei un po' più specifico. Oh, potente Dio. Sentite, noi domani andiamo dal tiranno. Dammi un segno verso che direzione. Bravo, hai robertato. No, ero solo fatto cadere un po'. Appunto. Sì, sì. Ha tirato direttamente fuori il chiodo lui. Perché l'ho alzato, per sbaglio. Cazzo, sei sempre eccessivo. Fatto, a posto. Ma
E se ci dessimo la macchina, semplicemente andiamo via da Mediolanum. Milano, quello che è, porca vacca, sto cominciando a parlare come te. Bravo! Andiamo via da qui. Stai imparando. No, cioè, dobbiamo salvarlo! Ma chi ti dice che sia a Milano? Vero? Non sei curioso di scoprirlo? Non sei curioso di sapere dove il sogno ti porterà? Lascia stare il sogno. Non sei curioso di scoprire se sei più forte tu o loro? No, non me ne frega. Io sono sicuro di essere più forte, ad esempio. Se controlli più tu il sogno che loro. Allora, di questo non me ne frega niente, però voglio capire che cosa c'è sotto. Sì, parliamo col tiranno. Parliamo col principe, col tiranno, quel che l'è. Tanto domani salvalo, chi salvalo? Il tiranno? Stavi parlando del tiranno, forse lui? Forse Galgano. No, è impossibile. Galgano è morto. Lui è Dio. Te? No, io sono salvo. Scusate? Sono troppo importante nel sogno. Non avete mai pensato che potrebbe tranquillamente... Cioè, che il tiranno potrebbe essere semplicemente una... Lui, una marionetta, un'eminenza grigia fasulla, un fantoccio messo lì, quando in realtà si ne scatta. Io urlo per strada. Lo usa come... Salvalo, chi Dio! Parla al tuo allievo preferito! C'è gente che deve lavorare! Ti prego! Hai zitto, cogliere! C'è gente che lavora! Sì, cosa dici, Dio? Va Laura! Sì, già mi sto impegnando tanto tutti i giorni, Sire! Teru! Non so cosa voglia dire, signore! Sentite anche voi! Sì, ci stanno urlando da quella finestra. Sì, sono anche abbastanza arrabbiati. Però non stiamo violando nessuna regola apparente della camarilla. A parte che ho una mano. No, altrimenti ci sarebbe caccia di sangue con tutti gli adolescenti milanesi. Esatto. Allora, riuscite a tornare a casa? Bene. Io quando mi rendo conto che la gente alle finestre smetto di strillare. E per strada chi ha bisogno, direi che io ve la butto lì, senza bisogno di fare tiri di caccia. Vi ricciucciate via un po' di sangue. Okay. Io ho usato quasi zero. Io ho usato tanto. Ho detto se e chi ne ha bisogno. Tanto le sessioni di caccia l'abbiamo già fatta. Non voglio ripeterlo. Come no, è stata così divertente. me la ricordo ancora adesso. È lì di fianco alle scene, quella. Tutti galleggiano qui. Però è un palloncino colorato. Passa il giorno tranquillamente. E il voglio parlare con gli storpi. Io do messa la mattina presto, cioè la notte presto in realtà. Ok, tu ci vuoi parlare appena torni a casa? È un po' difficile perché è quasi l'alba. Dopo, quando posso. Vi risvegliate? Mi sveglio prima. Spuntate il sangue del risveglio. Che però tanto ci siamo appena. Sì, ma... cioè non sto a cancellare e scrivere. È giusto per avere un po' di regolette base che ci teniamo. E la. Durante la preghiera del mattino tu senti dentro. Comunque l'inizio della preghiera è: qualcuno deve essere salvato, ma la nostra fede non è grande da capire chi è. Qua è perché Galgano. Il messaggio che ti arriva è una serie di facepalm mentali, non fisici, con picchiarti Dio. Perché ti salva chi non avresti mai voluto salvare? Salva Zlatan. Arriva a me. E tutti dobbiamo salvare chi non vogliamo salvare. Siete questo a me. È quello che ci insegna Galgano. È impazzito completamente. Guardo loro principalmente. Guardo lui. Io mi guardo verso gli stronchi e faccio perché pulpito. Mai salvato. Con chi vuoi parlare? Io ci penso, ma io in realtà salverei tutti. Chi non avresti voluto mai salvare? Nessuno, alla fine mi ero alleato con Zlatan. Severino! Severino! Questa è una voce fuori coro, penso sia il quello della, che sta riprendendo la scena, che fa, finalmente. Uno slow clap. Io alzo le mani al cielo con lo sguardo estasiato verso il cielo e faccio, trovatemi Severino!
Seve chi? Noi non sappiamo neanche che si chiama Severino, non sappiamo niente di Severino. Seve cosa? Severino? Sì. Seven Up? Colui che ha deciso alcune delle prove. È un personaggio antico. Ma sì, l'avevi detto anche l'altra volta, la prova di Severino. Ti sei messo a urlare come un demente. Hai detto che ci volevi parlare con gli storici. Eh sì, però il fatto è che, dato che lui ha svegliato tutti con la preghiera mattutina, probabilmente questa cosa succede prima. Sì, questa prima. Quindi... Severino però... era un vampiro che ha... ha fatto cambiare il mondo dei vampiri. Bene. E dovresti essere... Era uno stronzo. Bene. Capita spesso fra ottimo. Vampiri. Però questo lo rende più credibile. Sì, esatto. Stronzo. Avrei voluto vederlo soffrire tantissimo prima di elevarmi alla grandezza di Galgano. E... Ma dovrebbe essere perso come Zlatan. Come... Nezumi, come Anton, come Ikram. Ma Ikram è... Dovrebbero essere tutti persi. Eh no, Ikram è qua. È perso, non ricorda niente di quello che era. Ma dove sarebbe? Era qui a Mila di Milano? Cioè era qui? Descrivimi il tiranno. Aveva un cappello. Aveva una tuba. Ed era sdraiato dietro a un letto. Mi servirebbero le informazioni. Prova a fare un ritratto di Severino. Posso mandare un'altra mano? Cosa faccio? Manualità? Sì, esatto. Manualità di una mano. Aspetta. Manualità e... Non posso usare accademiche? No. Come no? Cazzo, no. Accademiche. È perché manualità è per scassinare le serrature. Accademiche non è l'accademia. È l'accademia nel senso di università. Esatto. Appunto, minchia, ho fatto l'artistico. Ma non è appunto. Comunque, è manualità più destrezza per il disegno. Ma se vuoi puntare di più sui tuoi ricordi, allora vai di intelligenza. Più manualità. Quindi 5. Io comunque tengo sempre una mano in tasca in attesa che qualcuno mi dica dammi una mano. Ma aspetta, cosa vuol dire senza addestramento? Che hai 0 pallini. Quindi meno 3. Wow. Un 10. E tira. No, non esplode. Non ce l'ho modalità. Beh, qualsiasi 10 esplode. Non è solo se c'è la specializzazione. No, se hai la specializzazione tiri più dadi. Ah, non l'ho mai fatto, quindi ne tiro 2 in più quando faccio comando. Buono. Servono, eh? Un successo. Ok. Riesci a fare uno schizzettino, viene fuori sto personaggio con la barba lunga, il cappello a cilindro. Sai che c'aveva il cappello a cilindro quando... Sì. Allora, mentre lo disegno e i ricordi mi tornano, faccio... È lui! È il tiranno! Dobbiamo salvarlo! E li afferro per la maglietta o tunica, quello che hanno, e li inizio a scuotere. Hai capito dal cappello a cilindro, hai capito che è lui? Sì! Tipo, è l'unico che puoi portare un cappello a cilindro in tutto. Lui lo portava! In alternativa è Paperon dei Paperoni, però vedi un po' te. Chi è che porta un cappello così di merda in questi tempi? Ma non lo so, ma chi è che taglia le mani alla gente e si mangia gli occhi? Questa cazzo? Mano è morta. E la butto. Vedi? È morta. Dobbiamo salvare Severino. Non c'è nessuna consecuzione logica in quello che state dicendo. Siete due pazzi maniaci. No, ho solo cercato di animare la mano. Sto cercando di dirvi... L'unico modo che abbiamo per salvarci, per salvare tutti quanti, ascoltatemi, per Galgano! Andraste. Posso fare una prova o di espressività per convenire quanto per me sia importante questa cosa? Sì, fai... Allora, aspetta. In questo caso... Presenza. Sì, è più presenza perché non stai... Presenza più espressività. Sì. Che c'ho la specializzazione. Erboristeria. 2 dadi in più? Sì. Beh, 3 successi. 4 successi. Beh, pare che sia importante. Io mi volto verso... Diciamo che mentre lo fai è incredibile perché sembri quasi... Quasi serio. Sembri quasi vivo. Io mi volto verso gli storpi e gli dico... Di che cazzo sta parlando? Qua, vi giuro che c'è qualcosa che proprio non mi convince. Una volta si vocifera, ci sono documenti che dicono ci fosse effettivamente il nostro... qui presente cappellano, non saprei come chiamarti, se no, all'interno della confraternita,
era effettivamente in rapporti con un certo Severino, era un capo clan. È lui che ha portato tutto questo. E se aveva il potere di far dimenticare a tutti, potrebbe essere successo qualcosa. Cosa è parte, quindi avevo ragione. Quindi il tiranno è in balia del Siniscalco. Perché Siniscalco gioca con la mente delle persone, è uno di quei vampiri che fa tutti i magheggi del genere. Quindi... Sempre che sia effettivamente un vampiro a questo punto. Se trovassimo Severino, potrei spezzare le catene della sua mente. È tipo al centro dell'Elysium di Milano, nella dimora, dove ci sono tutti gli anziani cazzutissimi che ci prendono. Ma forse sperle, anche gli anziani. Non hai mai sentito parlare dei risvegliati? Chi è in grado di manipolare la realtà? Sì. Certo che li conosco. Uno dovevamo conoscerlo. Sì, un tempo. Parlare. Per una non potrebbero della... modificare la realtà per sembrare dei vampiri senza esserlo? Ma che ne so. Ma per... A che scopo? Cioè... Ti faccio delle domande socratiche. Mi hai insegnato tu a farlo. Che bastardo. Aspetta. La maieutica mi ha detto che è importante. Questa cosa sta funzionando però. Aspetta. Noi siamo pochi. No? Sì. E... quindi sterminarci è un obiettivo verosimile. E Severino l'ha già fatto, ci ha già sterminato, solo che non lo ricordate. Allora io... però... è la persona migliore da controllare. È per quello che il Segugio, che Giovanni sembrava così rincoglionito. Magari il tiranno, Severino, mi dici, è riuscito a toccargli la mente e a farci recapitare un messaggio. È possibile, è estremamente possibile. E in più, mi sembra ovvio, me l'ha detto Dio. Certo. Così facendo si è anche liberato di uno dei più robusti uomini del Siniscalco. E poi il problema è che adesso non è che allora andremo lì e diremo dobbiamo conferire con il principe e loro ce lo faranno fare, perché probabilmente è un messaggio che... cioè, si siete convocati, ma è una cosa che dobbiamo fare di nascosto. Come facciamo a fare di nascosto? Spargiamo la voce. No, di nascosto è esattamente simuliamo il contrario. Un attacco da un'altra parte. Ah, no, questo ci può stare. Qualcosa che catturi l'attenzione. Ma dov'è Severino? Al centro, l'ha visto? Al centro della dimora di... dove siamo stati l'ultima volta. Ti ricordi dove c'era il tavolo? Sì. Sì, che c'era. Ah, all'Elysium? Sì, è lì, è all'Elysium, è al centro... Non l'avevi visto in una villa lontana? Era quella? No, era nell'Elysium, in una stanza... Ah! C'è la sala del trono. Tutto quadra! Perché? Vabbè, non lo so, però. Vabbè, tirami un attimo su intelligenza. Più occulto, non l'ho mai tirato. Aspetta. Qua. C'ho poco, l'ho dimenticato. C'è una regola specifica per quello. Intanto che ti voglio far fare. Volevo solo dire a tutti che la GoPro non sta registrando. Bene. Ma okay. C'è il video su YouTube. Intelligenza più autocontrollo. Uno, autocontrollo. Ma io prima l'avevo sentito bippare due volte. Che ti devo dire? Forse stavo dicendo aiuto. Ha fallito il tiro salvezza. Parolacce. Un successo. Tu ti ricordi? Mentre... perché lui comunque ti descrive in questa cosa di quando chiedi l'Elysium qual è, dov'è. Da come te la sta descrivendo? Era la casa di Severino. L'Elysium? Sì. Tu quella col trono? Sì, tu c'eri stato. Quindi in teoria potresti entrarci più tranquillamente che dalla porta principale. So un modo di entrare, però c'è... E poi scusa, le vecchie case hanno sempre passaggi segreti, no? Le case dei nobili, io le case sono nobiliari. Già stato lì. C'era un trono noi. Una volta, una persona trasformata. C'era un trono e una persona trasformata? No, la persona era il trono. Quella era la dimora di Severino, che adesso hanno usato come Elysium. Potrei farci entrare di nascosto. Potresti. Davvero? Conosco alcuni accessi che probabilmente non sono usati da 5.000 anni. Facciamo che prima non di... c'era anche la casa! 5.000! Io facciamo così, Draco, fidiamoci per un momento di Isnat. Disse in maniera... Come ma, prima di affidare le nostre non vite alla tua mente malata, direi di mandare qualcuno in avanscoperta. Scoperta. Sovraccarica. Come preferisci. Mandiamo qualcuno in avanscoperta. O qualcosa che ci può dare una mano. Sorrido contento di aver fatto un pan. Ci sono gli storpi che mi stanno guardando. Non la colgono. Un po' d'acqua.
Io sto. Oh. Io con fare camera, con fare di cameratismo faccio per mettere una mano su uno degli storpi e poi desisto. E vedo tipo la mano sulla spalla, tipo. Forse no. Puoi mettere una mano sulla spalla, però. Il dico per terra la mano. Ho fatto 7 successi. Mm-hmm. Il che vuol dire che finalmente posso fare ciò che volevo fin dall'inizio. Sei dottor Acula, sì. E posso vedere attraverso gli occhi e guidarla io di persona. Attraverso gli occhi della mano. Ottimo. Attraverso gli occhi della mano, perché ci attacco uno degli occhi che ho in tasca. Gli occhi del cuore. Quindi mandi in neva scoperta la mano? Mando in neva scoperta la mano. Seguendo le indicazioni che ti dà Roberto... Roberto, sì, insomma. Mentre vai, perché tu, se penso a me, immagino la scena, con tu mandi la mano nel luogo che conosci. Arrivato lì, chiedi da che parte devo andare, dove c'è, e lui ti indica la via, dove c'erano una volta le stalle. Ora non ci sono più le stalle. Però ci sono delle... ci sono rimaste le porte come se fosse uno scabbiotto. Prima l'hai già mandata la mano? La sto mandando, ma tu mi stai dando le indicazioni. Sto descrivendo proprio così. Con lui che ti dice, guarda, sono arrivato alla porta delle stalle. C'è la porta sul lato. Ma ci sono più le stalle. Anche perché ha fatto successo eccezionale, quindi la guido telecomandata. Chicchissimo. Quindi tu sei ancora cosciente e in più la guidi. Sono poco cosciente di quello che mi succede intorno, però posso staccare e attaccare, A sinistra dovrebbe esserci un tempo c'era un ingresso. E lì dove c'era l'ingresso di quello delle stalle non ci sono più le stalle, ma è un garage. Dal garage una mano riesce a passare abbastanza tranquillamente. E sembra non esserci a prima vista nessun passaggio. Tu gli indichi dove in teoria c'erano le porte che dalle stalle entravano nei corridoi per accedere alla casa. E sembra non esserci niente, c'è un dipinto. Però con una scalfitura, una porticina. È un dipinto a forma di porta a grandezza naturale. Usato. È una porta. Ed è talmente fatto bene che è realistico. Sì. Cigola anche quando lo apri. La maniglia sembra quasi in 3D. La mano che cammina sui muri, vorrei ricordarvi. Sì. Cammina sul muro, arriva sul quadro e poi con un dito fa... un bel buco quadrato nel quadro. E c'è anche al centro dove c'era una volta il pomello della maniglia. Bravo, non rompere del tutto il quadro, perché quando arriviamo ci voglio attaccare il ritratto di Severino sopra. E da lì riesce ad aprirla. Fa un po' fatica, però più o meno dopo un attimo fuori, tira e molla. Tiri comunque giù. Forza 1, non 0. Ok, tiri giù un paio di rastrelli, ma che erano appoggiati lì. Cade una chiave inglese. La mano passa dentro. Vai, c'è un corridoio. Tu lo stai guidando. La famiglia Adams in questo momento. Tu lo stai guidando dove una volta c'erano le stanze, quella dei baccanali, quando era entrata la prima volta a casa di Severino con Anton. Ovviamente la mano si tiene di lato comunque. Stai lontano dal fuoco e dal trono se c'è. Il bagno. Vabbè, a questo punto in realtà riconosci un pochino anche la strada che aveva fatto la mano, cioè lo vedi in lontananza, le corti interne dei palazzi, il chiostro, l'atrium. Ovviamente è diverso rispetto a quando c'era stata per la prima volta nel Medioevo. Ma... beh, le ville storiche comunque di solito vengono ristrutturate, però comunque sì, esatto, c'è della somiglianza. Vai avanti, e cosa stai cercando esattamente? La sala del trono o l'Elysium? Quella stanza dove avevo visto Severino. Ok. Beh, non mi dice lui più o meno dov'era quella stanza, posso avere un'idea di che parte della casa sia? Era una stanza subito dopo quella del fuoco del Medioevo. Del camino. Quello lì è diventato praticamente il... aiuto, come si chiama? L'anticamera. Sulla sinistra dovrebbe esserci un passaggio. Andiamo sulla sinistra. Una volta entrati, dentro c'è quello che avevi visto l'altra volta. Questo paravento, non c'è nessuno al momento. C'è questo paravento con dietro una figura che non era sdraiata, era seduta, immobile, ferma, sotto una specie di baldacchino. Una cosa mi avvicino il più possibile. Cioè, proprio mi arrampico se posso sulla. Via, il naso. E è uguale al mio ritratto.
ci assomiglia, diciamo, non è che è disegnato proprio benissimo, eh. Tipo, ho fatto lo stick figure con la barba e esatto, il sì, tipo ritratto di Catalogo sulla scheda. E lì c'è questa figura di un vecchio con la barba lunga, cappello, vestito in maniera un po' troppo elegante per l'epoca. Ma il mio mentore 5 quando arriva? Il tuo mentore 5 sta continuando ad esserci. Sì, ma se fai i cazzi suoi che li ho presi a fare 5 punti. Io l'altra volta ho preso 4 punti di esercito. Quindi, la... Sì, ma non eri tu, quindi non li avevi presi. Sì, che ero io. Peraltro no, eri Nezumi. Peraltro l'hai usato. No, non me l'hai fatto usare. Andiamo avanti. Me l'ha detto con un astio. Sì. Stronzo. E sembra un rancore che si è portato dietro 8 settimane. Ha dovuto, non è mai riuscito a trovare l'occasione per rifacciartela. Prego, Claudio. Ti ho dato l'opportunità. Quando starò strozzandomi con un boccone. Questo è per l'esercito. Aiuto. E sei lì, vedi sto soggetto qua che sembra torno, morto. Torno in me e gli dico: c'è il tiranno, è da solo nella stanza dietro al paravento, seduto su una sedia con la bombetta. Svegliano, puoi parlarci? Posso parlarci, ma come faccio a svegliarlo? Sei in torpore. Prova a sussurrargli all'orecchio: Dante è venuto qui a salvarti. Facendo sta mano gli fa: Dante è venuto. Che schifo. È la prima volta che dico Dante, però. Vero, Dante, vero. A Severino potrebbe piacere. È importante. Dante è importante. È importante. È importante. È importante. Chiedete in giro. Vabbè, Dante, ok. Potrò salvarti. Lo fai. Perché sibila anche tanto la mia mano quando parla. Va bene. Fatta sta parte. Dobbiamo svegliarlo. Grazie. Andiamo. Portatemi. Io faccio la pattuglia con la mano. Noi vi accompagniamo. È in torpore? Non lo so, è possibile. Ci sono i tre storpi. Sacchi di... Perché dovremmo fidarci di voi? Ma signore, la stiamo seguendo ormai da parecchio tempo. L'abbiamo raccolta dalle... Anche Giuda seguiva da parecchio tempo il Salvatore. Ma siamo... Ah no, non ci ricordiamo allora. Beh, penso che la storia ci sia uguale. Sì, sì, Bibbia, no, beh, no, ma non ci ricordiamo che discendiamo da Caino. Ah, stavo okay, dicendo che c'è veramente lo stronzo parlare. Che dà il bastardo al prete. Esatto. Beh, la filosofia che è la religione, quella di Dante, al momento, di Itnata, al momento, è derivata dalla Lancia Sanctum. La Lancia Sanctum dice che uno dei vampiri primi era all'Longino. Ah, ok. Sentite... Dovremmo portare. Hai detto che potete nasconderci? Forse. Dovremmo portare del sangue. Cioè, esiste a montare le masse? Tipo, non c'era una cosa. Certo, sì, certo. Cioè, io stavo quasi. Se potete nasconderci, venite anche voi. Magari non lui, dico lo zoppo. Io. Neanche il flatulento. Neanche il rottone. Beh, però in teoria conoscerebbe elementi anche se rotti. Signori, ci sono dei poteri del sangue che rendono i poteri di. Oscurazione inutili. Lo sì, so perfettamente. Le ho inventate io, le tendine. Anche quelle, dicevo. Io posso oscurarmi, però non potrebbe non servire a molto nell'Elysium. Se facciamo una strada. È per quello che io farò di pattuglia con la mano mentre voi portate il mio corpo. Bene. Serve come precauzione. Ok, gli possiamo. Anche perché se hanno le tendine a perline siamo fregati. Perfetto e ineccepibile. Gli portiamo del sangue, se è in torpore. Ci darò il mio. No. Va bene. No. No. Non si... Cioè, ho studiato abbastanza da sapere che non si dà a un vampiro assetato millenario il sangue di un vampiro. Non fatevi mai. Gli diamo il sangue di un cristiano normalissimo che troviamo da qualche parte. Che cosa c'entra la religione? No, di un... È un modo di dire, di un uomo, di una persona, di un umano, di una vacca. Quel che è. Dentro di te, Isnat, senti la frase. Senti. Digli che va bene. Prendete la sacca. Prendete la sacca di sangue. Poi nutrilo tu. Io nel senso io ho io con la sacca di sangue. È lì che mi svegli proprio ad alta voce. Mi sveglio ad alta voce.
proprio guardando verso il cielo. Io nel senso, io ho io con la col sacca tuo sangue. Ok, prendiamo una sacca di sangue. Va bene. E ti apro il frigorifero. To. La prendo. È zero positivo. Io è un po' come prendere del pane in pratica. Io voglio provare a fare una doppio cosa. Zero. Ma un po' con tutto. Mi date un paio d'ore? Che ne so, aspettato mille. No, dovremmo andare. No, subito. Sì. Potremmo avere qualcosa di meglio per svegliarlo. Cosa vuol dire? Cosa ci serve? Non c'è qualcosa. Cioè, cosa devo fare? Resuscita morti? No, voglio. Entra in la mia mente, volevo entrare nel duomo e andare a cercare il sangue di Anton che avevo nascosto. Ustia. Minchia. Però. Però, se non ci abbiamo tempo, andiamo. Così, io te lo passo come messaggio sotto, per come aveva pensato il tuo personaggio a livello teorico, tu hai il sangue di Anton nel corpo. Beh sì, in parte. Sì. Però c'avevo ancora la fialetta quella da cui avevo preso. Ti ricordi che l'avevo sdoppiata? Sì, no, sì. Kermaster, tu. Sì. Ti ricordi che l'avevo sdoppiata? Sì, mi ricordo. Una l'avevo nascosta e l'altra me l'ero tenuta. Esatto. Quindi in teoria ce n'è un'altra, è nascosta da qualche parte del duomo. Andiamo. Portatemi. Andate in giro con un tizio. Io appena fate così lo prendo. Aspetta, faccio io. Me lo carico sulle spalle e accendo il quarto livello di oscurazione, così nel caso sembro una persona che sta portando agli occhi di altri. Se questo è svenuto, non lo so, potrei sembrare un paramedico o qualcosa, un paramecio, non lo so. Paramedico. Deciderà lui cos'è la cosa più probabile che ha da vedere. Vuoi essere più sicuro di interpretare quello che stai facendo? No. Ok. Interpreto già abbastanza. Però ti convincevo di essere un paramedico. No, non so. Mi ricorda qualcosa. Il mio potere non funziona così. Il mio sì. Non sui vampiri. Dominazione sì. Quello che gli cambio della mente. Gli metto ricordi di essere un paramedico. Ah, sì. Ti ricordi? Sono il medico migliore del mondo. Attenzione, il medico migliore del mondo. Ecco chi posso era. Farlo. Ecco chi era. Leto. Scemi. Comunque, arrivate. Fate la strada quella che ha fatto la mano, giusto? Mm-hmm. Riuscite a fare anche abbastanza tranquillo. Intanto io con la mano continuo a pattugliare per controllare. Io attacco il. Pattugli la stanza, giusto? La stanza e guardo nel corridoio da dove dobbiamo arrivare, che non arrivi nessuno. Va bene. Io attacco sul quadro del garage il ritratto di Severino. Va bene. Ok, riuscite. Andate quatti, moji, salite. Sì, sì. E stanno venendo anche gli storpi? No, gli avete insultato, detto sta lontano, loro si sono fermati fuori. No, io gli ho detto a quello che rutta e allo zoppo di stare lontano. Ah, ok, va bene, l'arso vi sta seguendo. Ah, è vero che anche lui era conciato una discarica. Passate tranquilli, se ogni tanto vedete qualche gaul girare. A gli faccio. Tieni d'occhio lo storpio. Comunque. Io comunque non sento niente perché sono nella mano. Vabbè, io non lo so. Io dico. A meno che non ci sia. Tra l'altro, però lo sento io perché sei avvicinato lui, ma io ti ho in spalla. Esatto. Va bene, e arrivate alle stanze. Siete lì davanti al paramento. Lo tiro via. Adesso vedi che è Severino. Beh, io quando ci vedo nella stanza torno in me. Sì, immaginavo. Se non me l'avesse detto Dio, lo decapitavo ora. Lo impari. Pronti? Ma aspetta, ma sembra semplicemente. Mi sembra. È in torpore. Ah, Draco, io non sono una mente particolarmente militare, ma mi sembra strano che ci sia così poca gente. Che cazzo ti devo dire? Non lo so. Cioè, anche a me. Ma. Nel frattempo io sto prendendo un sacco di sangue, io sto andando. Senti il messaggio del. Dai, dagli il tuo sangue. Mi metti un po' di quello così si attiva. Ah, ok, no, vabbè. E dall'altra parte. Ah, sì, ok. Gli do un po' di quello. Poi vedo quando si inizia tipo a muovere la bocca. Gli apro la bocca e gli metto il polso. Okay. E io gli vado in tackle. Subito. Nel momento in cui muove la bocca e si attacca. Sì, perché all'inizio faccio così, tipo la sacca di sangue e poi subito per pulirlo, no? Tipo gli pulisco un attimo la bocca e gli metto il polso. E adesso, se tu vuoi fare la prova su di lui,
Mi sta per staccarlo, mi sta bene, dimmelo, chi dimmelo se lo fai. Ma lui ha già cominciato a bere, Severino? Sì. No. No, mi metto in un angolo della mi metto vicino all'uscita. Sia molto chiaro che la mia intenzione è dargliene un po', perché a me mi sta sul cazzo Severino. Ok. Sia chiaro che l'intenzione di Severino non è prenderne solo un po'. No, mi strappo un la po' come il fiume, un po'. Esatto. Infatti, il punto che ti stavo dicendo è non so se è presente Underworld con le prove del nel momento in cui ciucciano un po' di sangue, chiaro, si scatena all'inizio. È quello del prova di forza contrapposta. No, ma io glielo lascio, gliene faccio bere tranquillamente 5. No, ma il problema è che lui si alza in piedi, ti solleva e comincia a succhiare per paura che tu ti stacchi. Quindi okay. Il fatto è che se ti vuoi staccare... No, non mi voglio ribellare fino a che non sono arrivato a 2 punti sangue. Ustia. E tu quanti ne hai, scusa? Al momento 6. Non è stata saggissima. 4 non mi ribello. Al 5 lo domino. Arrivi a 4. Lo guardo fisso negli occhi. Io intanto arretro insieme a Draco, cioè, Calcano dice basta ora Severino. Svegliati. Torna in te. E prova a dominarlo. Con cosa fai? Faccio mesmerismo. Mesmerismo? No scusa, comando. Comando. Gli basta l'ascia, mi dici? Sì. Lui tira fuori un'ascia. È fermezza più potenza del sangue. Uno, due, tre, quattro. Ah, ha assaggiato il mio sangue, un più due. Tre, giusto. Quattro, cinque, sei, sette. Io sono 19. Minchia. Conta come se ha bevuto il mio sangue, no? Sì, sì. C'ha un legame di sangue. Sì, sì, sì. Infatti erano i 19. 15 di base più 2 perché sono specializzato in intimidire. Come essere 15 di base? Intelligenza più in intimidire più dominare. 5-5-5. Ah sì. È vero. Sì, sì. Più 2 perché sono specializzato in intimidire e 2 perché ha legame di sangue. Giusto, no? Giusto. Cioè. Okay. Mi sono focalizzato solo su quello. C'ho tipo, c'ho 2 di forza di volontà. Ah, che tiro di merda. Mamma mia, che merda. 12 successi, no? No. 4 4 6. Ai ai ai. Che tiro di merda che hai fatto, veramente. Il soggetto non obbedisce, punto. Beh, i primi 4 non mi sono ribellato. Andiamo. Te ne prende ancora 1. Ci riprovo. E ti molla, Ah, mi molla lasciandomi a 1? Sì. Perché nel momento in cui ti succhia l'ultimo, vedi che dallo sguardo... Non ha succhiato l'ultimo. L'ultimo che ti ha succhiato, okay. Per ora... Scusa, ti molla per terra. Gli do uno schiaffo con l'altra mano. Ti sei attaccato troppo. Va bene. Ma lo schiaffo rompe. Sì, sì. Sai quello? Il ceffetto. Quello per farti riprendere. Vedi che no? Si prende la testa tra le mani e si risiede. E in quel momento si spalancano i portoni. Mi metto dietro Severino. Quando apri una porta si spalanca un portone. E vedete entrare il siniscalco. E si scopre che Dio era solo uno che mi faceva le voci nella testa. Era uno su Twitter. Esatto. Gli ascoltatori di Fumble. È ancora vivo. Sì, in realtà non è messo malaccio. Soltanto c'ha una collana che pare più la bocca dei denti di uno squalo. Ah. Con al seguito anche lo sceriffo. Lo sceriffo, mi ricordo, voi l'avete visto? Sì. Sì? Sì. Ok. Non era il Crab, no? Sì. Ah. E tu lo vedi, tu lo riconosci? Sì, io ti ricordo che gli avevo fatto oblio della mente e gli avevo raccontato che lui era sì, il Crab. Sì, me lo ricordo. Mettendogli i ricordi. E il... Sono la sombra! Entra sostanzialmente loro. Non è una sombra. No, è una Samita. Sa troppe S.
Forza vita, ma vaffanculo. È un mentre entra il siniscalco, cominciamo. Oh, ci serviva proprio il sangue di Anton. Oscurato, ecco cosa mancava. Ce ne avevo anche altro. Bastava chiedere. Io sono oscurato. Io sono oscurato in come si dice? Quarto livello di oscurazione. No, manto della notte. Il personaggio smanisce la vista facendo dimenticare la sua presenza. Sono io in angolo. Io mi avvicino all'orecchio da dietro. Mi ero oscurato all'orecchio di Severino e gli faccio: non fidarti di nessuno qui. Dobbiamo uscire dal sogno. Sono appena svegliato. Però non... bene, non bene. Sei veramente sveglio. Certo che mi ha stupito siate sopravvissuti ai vostri recenti incontri. Però speravamo di raccogliere il sangue direttamente da una pozza, evidentemente. È stato più facile di quanto pensassimo. Ce ne avevamo da parte, bastava chiedere. Dio vuole che sia così. Sì, Dio. Chi è Dio? Se non la mia illusione di un pazzo. Metto una mano sulla spalla di Severino. Cosa facciamo? Li uccidiamo tutti? Tranne loro, gli altri due. Sono simpatici. E senti da Severino. Morte. Il risveglio è la morte. Intanto sto sempre più arretrando lungo il corridoio dietro. Io tra virgolette non ci sono. E dietro da dove siamo arrivati? Non ci sono il siniscalco. Ah, giusto, come è fatta la stanza? Cioè, la stanza è una classica tipo sala del trono, quindi rettangolare. Con le sedie poste ai lati delle pareti. Al centro, in fondo rispetto al portone d'ingresso, c'era il baldacchino con il paravento e la sedia con Severino, rialzato leggermente di qualche gradino, e per il resto ci sono un po' di arazzi in giro. Ma e quindi loro sono entrati? C'è un solo portone e nessuna finestra. È la sala del trono di un vampiro, certo. Con le finestre c'è In effetti. Allora, io chiedo. Considera che io sono oscurato. In realtà sono praticamente di fianco a loro io, perché io, come ti avevo detto, mentre lui veniva succhiato, mi sono avvicinato alla porta d'ingresso. Quando loro sono entrati, e intanto mi sono oscurato. Questo significa che sono di fianco a loro praticamente, perché io sono vicino alla porta d'ingresso. Non può parlare Claudio, parecchio un allarme. Giovanni è armato con il fucile con cui era armato... Sì. L'altro giorno, che sta in una tracolla dietro e ce l'ha in mano. Tracolla dietro. È una cosa lascia. Sì, immagino. Vuole semplicemente fare sì che la mano spari col fucile. Esatto. Esattamente quello. E quanti sono loro in tutto? Che c'è il siniscalco, il segugio, lo sceriffo. Sono in tre. Ok. Sono rimasti in tre. E... ok, io dico sottovoce alla mano: avvicinati e spara. Io preparo l'azione a quando inizia a succedere, a accadere qualcosa. Va bene. E nel frattempo prendo l'ultima mia gemmetta, quella che io trasformo quella del mio sangue che io trasformo in serpenti. E la mia azione è preparata. Appena si scatena qualcosa, la infilo in bocca a Severino. Che schifo! È mio sangue purissimo. Ok. Invece la mia intenzione è di rimanere oscurato, schivare tutto quello che potrebbe venirmi che potrebbe arrivarmi addosso e far finta di non esserci, fondamentalmente. Allora, tu devi farmi fermezza, furtività, oscurazione. Ok. Un secondo. Che questa mi serve per prima. E io devo fare un 2. 3, 4. Ah, le manciate di dadi.
devi superare 4. Hai tirato più dadi di me, come fai? Fatto 2 con 46 dadi. Fatto... È in bilico. È perfettamente in bilico fra il 3 e il 5. Ah, vai, ma metto il 3 e il 5, è un 4. Riprovo. Cazzo. È un 4. Ho detto che era un 4. Ho fatto 3. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dadi. Con 72 dadi hai fatto... questo è se rimane vampiri. Aspetta! Sono specializzato in infiltrazione. Va bene. Ho altri 2. Ah, ho fatto 4! Devo superare 4, vero? Sì. Non hanno sì. fatto pari e sono in difesa, quindi esatto. vincono. Tutta questa gioia per niente. Vabbè, ho provato. Però va bene. Intanto tu fai muovere la mano ed è un la mano intanto stai provando a vedere se si muove di, non mi ricordo più. Se non si fa vedere mentre lo fa. Ah sì, bravo. Beh, 2 successi. 2 successi. Come hai detto fermezza più volontà più oscurazione? Ma tu hai notato intelligenza più furtività più oscurazione? Scontro di volontà tra Auspex e oscurazione. Ok. Allora, per beccarti, che cacchio è? Ma non lo mai. Però hai detto che mi abbia visto, perché sono nell'angolo di fianco a loro. C'era la prova per sgamarti? Furtività più infiltrazione. Prova. Beh no, vabbè, se ce l'hai fatta va bene così. Ok, ci sta muovendo leggermente nascosto. Sì, sì. Va benissimo. E il principe fa, beh, ora non vorrei sembrarvi poco cortese, però sapete, ma com'è la sensazione che i cani sciolti come voi tornino utili soltanto in certe situazioni e non siete neanche troppo sciolti, mi sembrate organizzati. 5 successi. Non è sciolta, è solida. Gli infilo la gemma in bocca a Severino. Il clou? Che è un punto sangue mio. Grande. Dagli i punti sangue che a Severino servono. E trovo qua. Direi. Beh sì, senza andare troppo per le lunghe. Fatevi fuori. E sparo nella gamba a Giovanni. Una qualsiasi di quelle persone mi sta guardando? Aspetta. Uno di loro? Mm-hmm. Lui che aveva il round di sorpresa. È un più 4 dadi. E cosa tiro? Tiri armi da fuoco più destrezza. Armi da fuoco non ce l'ha, quindi tira solo destrezza. Quindi e hai anche dadi. Meno 1. Ho sbagliato, tiravo 18 dadi. Vabbè. 4 di nice. 3 successi e 2 10. 4 successi e un altro 10. 5 successi. Che cazzo. Mitica. Mitica la mano. 5 è perfetto per la mano. La mano ti dà una mano. Mi dà un 5. La mano ti ha dato un 5. Può dare 5 da solo. Mi ero dimenticato di togliere l'altra, vai, insomma, comunque mi disegno. Vai. E mi io, adesso iniziativa e io mi metto una mano in tasca, non posso provare a fare. Beh, gli hai ficcato nel tuo turno, prima gli hai ficcato il cristallo, poi il principe ha continuato a parlare, ha detto dopo che gli ha messo il cristallo, ha detto cani sciolti, io gli ho ficcato il cristallo, ho detto ok, fateli fuori tutti. Vabbè, capì, dipende da cosa vuoi fare. Volevo vedere se qualcuno che mi stava guardando. Più o meno cioè circa. Per prendermi un bersaglio per dopo. Al momento direi che no, perché si sono girati verso Giovanni che okay. gli è esploso il fucile sulla gamba. Quindi. Iniziativa 5. Come si fa l'iniziativa? Si tira, il modo iniziativa si tirano quei dadi? No. È un. Ah no. Era un di 10 più iniziativa, una cosa del genere. No, sempre un momento, scusate. Era 10 più destrezza 10. Più 8 dado più modificatore iniziativa. Infatti. Allora ho tirato una cazzata. Solo una. 11 7 9 16. 16. Scusate. Intanto che mi segno, Allora, chi ha fatto di più tra voi? Io.
Sempre tu. Non c'ha più apposta. Quanto? 16. Poi? 13. 11. La mano. 14. La miseria. Una mano lava l'altra. Vediamo un po'. Giovanni. Quattordici. Sarà uno scontro con la mano. Già, visto che si stanno tenendo mano per la mano. Poi il principe. Cioè il principe, il siniscalco. Potrebbe anche bastare che tenga il grilletto premuto. Non lo usi più lo shotgun. Il problema è che di forza ha uno. No, certo. 18. Però devo capire che cosa fa questo senso del pericolo. E Ikram. Quanta parola è questa? 15. No. Ok. No, è una. Via. Tocca al siniscalco. Che con tanta simpatia e bontà divina attiva. Cos'è fa? Attiva resilienza, era sempre attivo, non l'ho attivato? No, vado attivato adesso, quelle fisiche, te lo dico subito. Resilienza si aggiunge alla costituzione, di conseguenza tutte le sfumature aggravate. Una vita è per scena, costo. Ok. Attiva resilienza. Attiva resilienza per 6 per scena, quindi sta per i fatti suoi. Lì, dietro di voi. Quindi tocca a Draco. Quanto sono distanti dalla porta? La stanno bloccando completamente o posso svicolare dietro? No, sono proprio sulla soglia. È il portone doppio, quindi. Che si apre verso l'interno o verso l'esterno? Verso l'interno. Questo vuol dire che io sono nascosto. Sì, se mi ero messo nell'angolo e si apre verso l'interno, io sono nello io ancora oscurato con quei 5 successi che ho fatto, 6 successi che ho fatto di furtività, tiro fuori il fucile e sto fermo. Ok, va bene. Stai fermo, basta? Puoi anche tenerti buona un'azione se qualcuno fa qualcosa? Beh, intanto uso un punto sangue per aumentarmi la destrezza di 2. Ok. E poi preparo un'azione eventualmente se mi sgamano. Io in realtà quello che voglio fare è, nascosto e oscurato, svicolare dietro le loro spalle appena mi passano. Va bene. E uscire dalla stanza. Ok. Adesso tocca Ikram. Che si avvicina. Ikram, ricordati chi eri, ricordati da che parte stai. Cioè contro la mia, però si avvicina e devo fare un tiro. Vedete che, beh, oddio, no, voi stavate quasi dalla stessa parte, sì, però avevate momenti diversi. Sì, esatto. Aspetta, che qua avere troppe schede sotto mano non è bello. Ah, abbiamo fatto l'oblio della mente, bellissimo. Bello, molto bello. Convincendo che erano suoi ricordi, che poi in realtà lo erano. Quindi quanto l'avete fatto che avete fottuto il cervello. Madonna. Due volte poi. Una volta qua e 3 volte no, indietro. Che male che gli avete fatto. Che divertimento che è stato, però. Ok. E mentre dice queste parole, vedi che cammina verso di te e scompare senza prove. E adesso tocca alla mano, che è attaccata a Giovanni, che siccome sono in contemporanea, se vuoi fargli fare qualcosa da lì addosso a Giovanni, mm-hmm, è prova di contrapposto di lotta di solletico. Ci prova, però
Io l'ultimo comando che le ho dato era di sparare, lei riprova a sparare. E quindi prova di lotta con Giovanni, che ci mette la mano per bloccarla. Perché va bene un colpo, però insomma. Quindi forza, lotta, tutte e due. Io ho un solo dado. In campo con lotta. In campo con lotta. Sì? Non è un fallimento critico perché perché un solo dado. Perché è un dado. Vabbè. No, perché era zero. Ho fatto più di zero? 3, no, 10 più un altro successo. Evitiamo di andare oltre perché basta. Giovanni riesce a staccare la mano. Che continua. Ah, ah, ah. Mi fai gestire. La mette da una parte. Tira fuori gli artigli. Vedete spuntare? Sembra Giovanni. Quasi un Lican. Giovanni? Ah, giusto, è vero che adesso non ci sono più i brucia. È un brucia. Cioè sì, però è sempre un ganger. E prossimo turno, chi tocca? Fu. Ketsuna. Che... è proprio Fu Ketsuna in questo senso. Cioè, fu. Così. Fu Ketsuna. E Fu Ketsuna, che prende l'ultima falange che gli rimaneva... urlando Tetsuo perché l'altra volta ha urlato Kaneda. Ingoia il dito intriso di sangue e necromanzia e la sua pelle inizia a gonfiarsi. Questa cosa in maniera molto brutta è anche un richiamo alla precedente stagione. Chiaro. Quella, sì, perché mi ricordo che avevate venduto delle falangi sì. sanguinanti spacciando le terre di qui, e sono 10 danni. Nice. 1, 2, 3. Che palle, che solo l'altro è successo. È tosta, eh. Allora, successo. Ho un meno 1 a presenza e manipolazione in più rispetto al mio solito, e va bene. E ho un beneficio all'armatura che sono. Questo è il foglio sbagliato. Tre in più rispetto alla mia, che sono 3, quindi vado a 6. Ok. Di armatura. Abbiamo. E mi si gonfia tutta la pelle e divento una specie di cadavere annegato. Il cadavere spaziale. Tocca a Iznad. Saremo cani sciolti, ma quello che non avete voi, quello che vi distruggerà tutti è questo. E tiro fuori la prima cosa che trovo in tasca. Dai, e appena uno mi guarda gli faccio comando. Beh, tecnicamente guarderanno quello lo metto che qua davanti fuori. Guardano quella che lo metto davanti alla faccia, abbasso un secondo, guardo uno però. Minchia, a tirare lo sguardo infatti non è da sì, lo metto davanti alla faccia sì. se io adesso ti dico guarda questo e poi faccio grande. Così e ti guardo mi guardi sì. È una bottigliata d'acqua, è semplice. Ok. Chi è il primo che mi guarda che mi sembra più aggressivo? Rimane soltanto il siniscalco che ti può guardare. Perché gli altri sono impegnati a fare altro? Perché uno è oscurato e non sa cosa sta facendo. Il siniscalco va bene. Difendici! Mira contro fermezza e potenza del sangue, yes. Giusto? Mamma che merda. Mio Dio. 3, 4, 5, 4, 5. No, 5. 6, 7. Ecco, infatti, vedi, porca. 7 successi. Che c'hai di potenza del sangue il siniscalco? 7 di potenza del sangue, cos'è? Cioè. Potevamo alzare. Ma ci abbiamo uno noi. Beh, no, io ho 2. Sì, tu c'hai 2, lui c'ha 7. Beh, minchia, ma è anche... 7 è un antidiluviano. 4. No. No. Guarda che puoi averlo anche da neonato, 7, 6, 5. 6. In realtà... 6
7, 8, 8. Cazzo. No. Sì. 7 di potenza del sangue. Tirato bene. Eccessivo. È il vecchio vostro. Ma più che altro che ha tirato bene, perché in realtà ha tirato meno dadi di lui. Ha tirato la metà dei tuoi dadi. La... tocca a Severino. Oh, fatti valere. Severino, vedi che stringe i braccioli della sedia, ti fa leggermente da parte e mi serve avere un pochino dettaglio di incubo. Primo, secondo, terzo, paura mortale. Paura mortale. Infligge un danno letale per successo ai viventi. Toglie volontà ai vampiri. Sì, ma presenza, mi serve il dettaglio del volontà. Presenza più intimidire, più incubo, meno autocontrollo. Ok. Ma devo sapere quanti li posso fare soltanto uno o più. Penso uno. Devi spendere un punto di volontà. Cazzo, è vero, i punti di volontà non li abbiamo usati. Porca troia. Mi danno i più. Io ne avrei dovuto spendere uno prima. Pazia mortale. Ogni successo infligge un punto di danno letale a un essere vivente, a prescindere che sia mortale o creatura soprannaturale. Come per gli altri vampiri, un successo cancella un punto di danno. Ecco, ho trovato Stan. Incubo 4. Infrangere la mente. La vittima perde la prossima azione meno 1 a tutte le somme. Non schiva. Ascendente empatia più incubo verso autocontrollo. Questo è esattamente stordimento. E si alza, inquadra il siniscalco. Il siniscalco. Dico, attento, a Ikram è nascosto. Non sa chi è. Lo sa. Ma chi? Severino. Severino, prima ti risponde col tuo stesso tono. Lo sa. Poi, dirà nessuno. Io, bravo. Bravo. Comunque, veramente troppe schede, stai diventando scemo. Diventando. Vabbè. Andiamo per quello master. 7 di potenza del sangue. Con un grado di sfida 20. Esatto. Quando sei in terzo livello. Un liccio nel suo lair. Vedete il 10. Aprite la bara. Nella cripta dove avete ucciso i due scheletri rischiando di morire. E c'è un Tarrasque. E una bara Strade Fonzarovi. Ha fatto due successi in siniscalco. E ha bellamente perso di 1. Di due. Bellamente perso di 1. Uno. Quindi un punto di forza di volontà. Bravo Severino, bravo. Bella azione. Sono finito. Scusa, sei fatto di carne, non puoi arrugginire. Ma qua sotto no. Dipende quant'acqua hai bevuto. Tipico detto, bene. Tocca al siniscalco che attiva vigore e da attiva 7 di potenza del sangue, attiva temporis, non c'è più un pucione alla porta perché lui ti aveva visto con Auspex. Aspetta, con Auspex lui aveva passato la mia oscurazione, ma io ero comunque dietro la cazzo di porta e avevo fatto 5 di furtività. Ma con Auspex hai sensi amplificati, vedi, sente. Sento. Percepisci l'anima, percepisci, cioè quindi. Ma tu da background non hai l'anima. Da io da background sono un orcus. Pucione e basta. Ok. Hai due anime. Due anime, pensa che siamo di più. In realtà fa due successi e basta. Ok. E in realtà non ha senso fatta così, però è un pum sul naso. Esci da lì. Ah, non gli fa danni? Con due qua è compensato da... Ma sai cosa ti dico? Che soltanto lui mi ha visto. Io mi prendo il pucione, esco a gambe levate, e se mi vuole rincorrere, che mi rincorra lui. Gli altri mica mi hanno visto. Va bene. Che cazzo me ne frega? Scusa,
Tu non eri un killer prezzolato, assassino. Appunto, qualcuno mi ha pagato per caso. Braco. Pago io, sai quanti soldi c'ha la chiesa? Non me l'hai detto mica prima, ma è vero. Scientology. Sono un prezzolato e sono un killer, ma non sono così merda. Sì? Tocca a me. Sono una Scientology buona. Tocca a me. Io considererti attivo, con la velocità al massimo. Mi do la macchina. Dentro una stanza? No, fuori esco. Dalla porta. Ah, ok. Fuori dalla porta. Va bene. Vado. Vado, vado via, via, via. Va bene. Scappo. Troppo rischio. Devo dominare lui e fargli di... No, però minchia, aspetta. Io però non so niente, questi qua sono tutti più grossi. Aspetta, vorrei solo ricordarti, posso farti la voce nella testa? Sì. Vorrei solo ricordarti che ti ha dato anche a te del cane sciolto. E i tuoi cani sciolti devono essere tirati giù. Quindi o te ne vai e te ne vai tipo in Iran. Beh, vengo meno male. Oppure qua... E appunto te ne torni a casa tua. Però qua sembra che sia una verità sotto. E poi qua c'è gente che ti vuole morto. Quello è un problema. A parte Fukutsuna, intendo. E vaffanculo, senti la cosa che io prendo colazione perché avevo preparato. No, perché non siamo umani. Sennò... Che perché poi toccherà a me. Allora, colazione che avevo preparato, quindi gli faccio due raffiche, quindi gli faccio due attacchi adesso, con la mia e la sua. Calcio la porta. E gli scarico addosso il mitra. E vai, vai. Allora, io ho fucile d'assalto 4 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di armi automatiche più 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di più 3 di raffica. Devi togliere. Ah, più 1 di celerità, meno. 5. Puttana miseria. No, scusa, ho sbagliato. Scheda. Perdonami. Vabbè, è possibile. Devi togliere 4. Ok. Senta, c'ho adesso con altri 96 dadi. Vediamo se riesco a fare tipo 2. Allora, no. 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 No, ho fatto 2. Ho fatto esattamente... No, 3. No, ho fatto 4. Anche questo. Ah no, questo è un 6. Quindi ho fatto 3 col primo e col secondo... Incredibile. Non molto di più. Non molto di più. Cioè, come cazzo va? Non posso credere. Aspetta, ok. 4... 5. Quindi 5 più 3, 8 contundenti. 8 con 160 dadi. Cioè, porca bella. Io ne ho fatti perché io ho detto prima con 18 dadi. Per fortuna che ha salute 16 comunque. Per fortuna... quindi ho fatto 2 letali, quindi. No, 8 contundenti. Ha fatto 8 contundenti. Ma porca troia. Non la chiamerei proprio fortuna, ecco. No. 1, 2, 3, 4, 70 di potenza del sangue. Detto questo... Visto che è ancora in movimento, io me la telo. Comunque, esco dalla stanza. Che mi segua, che si divida dagli altri. Ma sei ancora oscurato tu? Anche se agli sei altri? Lì? No. No. Ma non è un problema, mi riscuro subito dopo. Cioè. A questo punto, sentite qualcosa muoversi. Dov'è lo storpio? Lo storpio lo vedremo. Quello il bruciato. Larsen. Hai ragione. Sto pensando anch'io. Me lo stavo dimenticando completamente. Ad ogni modo, mi servono 1, 2, 3, 4. Scusate. 6, 5, 7, 8, 9, 10. 10 32 in base 2. Hai imparato solamente a venire del 2 da piccolo. Vai. Cos'è? Devo che succede? Togliere... perché ve ne rendete conto appena lo faccio, ma... Ma deve vedere l'esito, probabilmente. Sentite, una raffica. Breve. Di vento. Ui! Che tiro di merda. Ma come? Avessi fatto un fallimento critico quasi, se fosse stata la vecchia edizione. Questo sarebbe un tiro di merda. Hai tirato un terzo 4. Dei miei dadi e hai fatto lo stesso cazzo di risultato. Un po' tu. E vedete il siniscalco spostarsi in avanti sul peso di quello che dal rumore pare un colpo dietro di lui. Ah, bravo Ikram.
Bravo anche Claudio, che l'ha capito subito. Bravo Ikra. E lo vediamo, no? È ancora oscurato? Sì. Vediamo perché, i proiettili, però. Perché con oscurazione 4 alla fine. Puoi anche attaccare. L'invisibilità. Allora anch'io sono ancora oscurato. Sì. Non per il sinistro. No, sarà anche per lui, vediate, sì. Certo. Infatti, nell'oscurità c'è un. Batti 5! Mi mancate. Beh, ti riesco da con oscurazione 4, non lo senti se uno ti dà 5. Ah, è giusto, non lo senti neanche. High five. Hai fatto qualcosa in aria. Però se. E non senti neanche la voce se uno ti parla, tra l'altro. No, però poi no, puoi fare quello, sì, puoi decidere. E infatti c'è sotto un. Giovanni! Giovanni, svegliati! È l'ora! E. What? Visto che torna assieme a Giovanni con la mano, e la mano sta venendo tenuta da un lato, c'è Giovanni che con gli artigli arpiona il. E cerca di arpionare il siniscalco. Io faccio Team Dante dalla gestualità, dal sotto, dal basso verso alto, arpiona il tuo scroto. Ti lascio indovinare te cosa sta andando. Fai a prendere. Fai andare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non vorrei fare tutte queste parti io, scusate. Il lavoro del master. E si scoprì che la cazzata di aver fatto ritornare il ricordo e far esplodere la testa di Ikra potrebbe essere servito a qualcosa. Sì, e chi ha mai detto il contrario? Dovrei provarlo anche con voi. No. Se vi ricordate chi eravate veramente. Non ero nessuno veramente. In realtà ha fatto un po' schifo. Ne ha fatto soltanto uno. Però c'ha l'ispirazione del bardica. Però è letale. Sti cazzo. Ha fatto più di me. Aspetta, però quanti ne aveva fatti prima Ikram? L'avevo detto? 6. 8. No, lui 8. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai! Un po' ne sta prendendo. Siamo tutti qua. Fu! C'hai la tua mano, in teoria, che però te la sta tenendo ferma Giovanni. Non ci capiamo più un cazzo! No, infatti... La mano cerca comunque di liberarsi a questo punto per andare verso il siniscalco. Va bene. Uno. No. La mano non è molto fortunata. No. Ha fatto troppo esercizi con la molletta prima. Io uso un punto sangue per aumentarmi la destrezza e dato che ho un coltello... Perché no? Vado con il coltello. Vai di coltello. Vado di coltello. Il coltello di tenebra. Ambientazione base. Ah, l'ambientazione. Quanto ha di difesa il siniscalco simpaticamente? 4. Torno a un dado. Così, come in combat te. Proprio. La gilla gorilla. 4. Stai fermo. Con le passanti le orecchiette è più facile. È per quello che non uccido vampiri. Ma no, ma perché lui prima le insegue, li sfianca, perché si cagano sotto. Giusto. Tocca a Izu. No, ce n'era uno prima di me. No. No? No. C'era lui che l'ha fatto, tocca a te. Però io potrei provare a fare una seconda azione con un meno uno. Sì. E sperare di non fare un fallimento critico. Teoria. Così per sport 10. Wow. Boom. 10, un successo per cosa? Una seconda coltellata. Wow, hai fatto un danno che sarebbe letale. Peccato che non lo è. No, che rimane letale. Anche scusa, dopo la cazzata io non sei riuscito a colpirlo diverso. Sei tornato indietro così. Esatto. E chi è che è rimasto che mi sembra dalla parte dei cattivi? Nessuno. Il siniscalco. Tutti per esempio. Il principe? Beh, sì. È lui che ogni tanto mi scappava principe perché era il vecchio principe, quindi. Ah, ok, non c'è il principe quindi. No. Beh, tecnicamente era Severino. Beh, sì, è Severino tecnicamente. Ok. E allora io. Il siniscalco non penso che mi sia difficile prendere il suo sguardo, visto che gli stanno sparando in quattro nel frattempo. Cioè. Posso. Severino nel mento della calca
visto che così ti faccio fare una cosa diversa, se ti va. Te sì, anche perché devi... avrei puntato la mano e avrei provato a sollevarlo. Che bello, ottimo. Giro lo specchio verso di me. Devi fermarli, devi fermarlo. So chi è, devi fermarlo. Chi? È lui. Tu lo ricordi come Sigfrido? Dov'è? Ah, dov'è? Giusto! Cioè, dov'è? Vedi che, come se gli si gonfiassero i muscoli, entra con la mano nel petto, l'apre completamente, vedi che comincia tipo a perdere. Atto di forza? Più o meno, gli avrei detto... No, atto di forza, dentro c'è qualcuno. Di berserk. Comincia e dentro di sé toglie un medaglione. Questo è tanta Underworld, scusate. Prendi questo, aprilo, dentro ci sarà le indicazioni sui suoi piani, devi trovare aiuto. Adesso qui, ma faremo tutti insieme. È un merdosissimo cavalcato. E fatto questo, corre verso il principe, il siniscalco, aia. E gli tira una lecca, ma una lecca, perché essendo lui vecchiotto, quella cosa bellissima del 5 punti di vita per turno. Beh, ma io visto che ancora non ho fatto niente, gli tiro qualcosa al siniscalco. Ah, vuoi tirare gli serpenti? Un bambino. No, non ce li ho più, gli tiro quello che trovo, una torcia, una spenta, okay. Una sedia. Il paravento. Una sedia. Gli tiro il paravento. Diciamo che va giù. Gli tiro il paravento prima io però. Ha compreso il Parlamento, cioè, vabbè. Il Parlamento. Il giro del Parlamento. Stuff. È sicuramente il Parlamento. Forza Parlamento. Più. Stiamo mischiando parole a caso. Forza più. Paravento. In teoria sarebbe. Non c'è la tabella delle armi Parlamento. Io ti direi atletica. Atletica, sì. Perché è proprio da. Ne tiro tre. Oh là là. Un successo, lo prendo. Attimo. Hai punti in atletica? Uno. Sì. Io per questione di tempo e perché siamo lì vi dico che in teoria qui finirebbe con tutti quanti assieme e Severino che nel momento in cui si immola con il principe finisce del tutto la vita. Ridiamo. Yeah, per qualche strano motivo il fatto di essersi tolto quel medaglione dal corpo. Io prima lo definivo. Tu nel guardarlo ti viene in mente vagamente che sembra l'opera di per forma, costruzione, per come l'ha messo nel petto. Di vicissitudine, mi pare si chiamasse. Sì. Non esiste più, quindi. Non esiste più, e quindi pensi che dietro ci fosse qualche cosa che una volta. Lo apro mentre si accende la luce, tipo Pulp Fiction. Oh. Ragazzi, abbiamo trovato il Santo Graal. Guardate. Peraltro, io sono squadra. E dentro c'è una mappa e un foglio. E io mi sto accanendo con il coltello. Te! E lui, no, preferivo caffè. Io poi chiederò a Fukezuna. Perché nessuno riesce a pronunciare Fukezuna? Fukezuna, perché ti viene Fukezuna, viene da dire. Fukezuna, mi voglio far insegnare come si scuoia una persona, perché voglio indossare d'ora in poi la pelle di Severino. Io invece... Te la posso preservare se mi fai. Invece Draco, questo significa che io, anche se continueremo qua, cambierò comunque personaggio. Lui, la sua intenzione adesso, dato che comunque gli è entrato oscurazione, è se, lui è curioso di sapere cosa succede e qual è la verità, però loro sono due dissociati mentali e non ci vuole avere un cazzo a che fare, quindi vi seguirà oscurato per sempre per vedere cosa vi farà lì grandi turno della comunque, scorsa stagione nella prima parte del messaggio che c'è sopra, giusto perché si può riportare quella, c'è parte di un messaggio recapitato a Siniscalco ed era un accordo con i licantropi puri perché entrassero in città. Ma invece Ikram lo vediamo dopo un po', sì. Si rivela bentornato e lo abbraccio. Non mi toccare. Perché? Siamo amici. In genere sono io che faccio quell'effetto.
No, con te ci posso non parlare. Non sei contento di aver ricordato? Sì. Abbiamo problemi urgenti da risolvere. Sei a un passo dall'uscita dal sogno. Facciamo che usciamo. Quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble. Il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. In Italia, dove ci sono i vampiri con il cervello fottuto. Ho visto che su YouTube iniziano ad essercene un po'. Di vampiri col cervello fottuto? Sì, anche. No, di podcast e di giochi di ruolo. Ah, bello. Siamo contenti. Speriamo di avere altre cose da ascoltare. Speriamo che vadano avanti per un po' e che non facciano 5 puntate. Che non facciano solo 5 puntate. Se avete voglia, contattateci. Sì, certo. Si fanno le join venture. Settimana... Facciamo i joint. No. Settimana prossima. C'è il grande ritorno atteso di Jacopo Colò. Jacopo Colò. E siamo tutti molto excited della cosa. Bravo. Roberto, però sempre tu. Sì, sì. È in radio. No, si sa. No, non sono c'è io perché se fossi stato io sarebbe stato pieno. Sarebbe stato pieno, sarebbe stato almeno su un manuale o forse sul mixer. E non ciao Matteo. Grazie per lo champagne su Sir Kevin. Andate su QWERTY.it per darci i vostri soldi e votare QWERTY come miglior radio online ai Macchiniera Internet Awards 2016. Assolutamente. Trovate la scheda in candidare ogni... o votare? Candidare. Candidare. Trovate la scheda in ogni singola pagina del sito. Per darci i vostri soldi invece potete fare due cose: o vi associate e costa 20 euro l'anno, oppure ci donate quello che preferite con il tasto dona di PayPal che c'è sempre nella stessa pagina. E andate ad ascoltare gli altri podcast di questo network. Settimana prossima, Ongo, Alcanfer, Grimdine, Fuoco e Fiamme, Rama, Fuoco e Fiamme, e Fuoco e Fiamme, e Carcher, Fuoco e Fiamme, che bello. Fuoco e Fiamme, Fuoco abbiamo e capito. Fiamme, basta. Di cui Fuoco e Fiamme, Fuoco e Fiamme. Adesso vado fuori e do fuoco al motorino. Va bene, piove troppo, non ce la farei mai. Di cui trovate già le miniature sul sito. Del motorino? Sì, anche del fuoco e Fiamme. Dopo settimana prossima, non abbiamo ancora scoperto se ci sarà un'altra puntata di Urban Heroes o faremo la prima di Stormtrooper in Feng Shui. E poi ci prenderemo una pausa sabbatica. Quindi, com'è il titolo? Ma dopo lì va. La nascita del fastidio, no, il risveglio del fastidio. Il risveglio del fastidio. Il risveglio del fastidio, sì. E dopo le vacanze vedremo cosa succede. Dopo le vacanze vedremo cosa succede perché io. Allora, è vero che abbiamo detto. Che io ho detto Shadowrun. Però c'è anche. Si è trippato con qualcos'altro. The Genesis, c'è anche The Genesis. Andiate lì è solo perché vuoi prendere i manuali. Cazzo, sì che voglio prendere i manuali. Andate a vedere The Genesis RPG. E ditemi se non è bello, bellissimo. Salutiamo no. Manto. Ciao Manto. Sicuramente a un certo punto arriveranno una o forse due. Adesso vediamo. One shot di Savage Worlds. Yes. Ringraziamo Nicola che ci ha regalato molto i manuali. Grazie. Ringraziamo anche Jonathan che ci ha mandato i PDF di tutto il resto. Che buono. Figata, grazie mille. Andatevelo a scoprire, savagewars.it. Ma un giorno giocheremo a... Come si chiamava quel gioco? Com'è quel gioco? Come si chiamava quel gioco? Non riesco a leggere. Nome nera. È un gran gioco. È un gran gioco, noi non ce lo ricordiamo. Però le miniature di Nume Nera sono bellissime. Sì, sono uscite da Dio. Sono bellissime. Ma sei andare ad ascoltarti la puntata. Sì, ho riascoltato la puntata per capire cosa avevate detto di voi stessi, perché non mi ricordavo assolutamente. Poche parole che abbiamo articolato con un senso. Il tuo era il mio seguace. Certo che era un tuo seguace. Era il tuo avatar, era il tuo araldo. Io ero il mio avatar. No. Tu eri il tuo avatar. Esatto, è vero, non mi ricordo più niente. Eri Shoriderò. Shoriderò. I wanna get to you. E che altro? E niente, basta. Dateci i soldi, votate mia. Buonanotte. E buone botte. Lume nera. Ci sentiamo settimana prossima. Sempre, grazie a tutti. Sempre il mercoledì, sempre con Fumble, ma con Jacopo. Fumble. Buonanotte.